Saluto gli amici di Tavola Calda, bentornati in questo pomeriggio della Domenica delle Palme, Domenica of the Palms. E tra poco ci colleghiamo e ci divertiamo un po' tutti quanti insieme, eh? se vi fa piacere ovviamente. Care amiche, aspettate, care amiche, care amiche e cari amici di Tavola Calda, bentornati in Tavola Calda. Oggi con una vera live, non le live fasulle che abbiamo fatto ieri soltanto per fare eh, il. come si dice per fare l'orario, per fare le ore che bisogna fare per avere questo straccio di affiliazione oggi invece una live vera che pure stiamo facendo soltanto non è che ce ne tiene molto dopo mangiato così avremmo preferito farci una pennichella ma dobbiamo fare anche i giorni consecutivi e quindi dobbiamo fare anche il... Anche oggi ci tocca stare qui, un saluto al demistificatore. Oh, mi dispiace che hai avuto la febbre, mi fa piacere che sei convalescente, nel senso che stai già, diciamo, sgravando questa febbre che hai, e um, mi fa piacere di farti compagnia. <coughs> oggi siccome bisogna fare un contenuto lungo perché voglio fare ste ore, voglio finire questa roba. Uh, volevo fare quell'Uvufufu totale globale di cui avevo fatto con poche scelte lo vorrei fare con tutte le scel 300.000 scelte che ci ha messo il nostro caro uh, Arlock24 che segnaliamo del quale segnaliamo anche il bellissimo canale Youtube il bellissimo canale Twitch e che ha fatto un lavorone facendo ciao Walter ciao facendo questo Uvufufu gigante che contiene praticamente tutto tutto quello che ci può 280 290 titoli Caro Gaspare, un saluto a te. Lo so, lo so che anche esteticamente. però mi ci fatto male la barba. Ho lasciato dei, dei ciuffetti. Dopo ho visto che perché non me la so fatta con la mia normale macchinetta, quindi non ho potuto essere perfezionista. Devo perfezionare questa barba. Mi è venuta male, ma crescerà tra poco. E quindi, ragazzi, niente volevo dire, quindi volevo fare per perdere tempo, volevo fare. Devo andare, bravo! Ah, però tu, tu dovresti dire no, non ti preoccupare. Già va bene, già va bene, perché la, la critica va bene, se la faccio io, non se la fai tu a quel punto diventa bullismo. Anche se tu sei il follower, io sono il creator, non significa niente, non è che mi vuoi bullizzare così, non è che perché io mi metto davanti alla telecamera, tu hai il diritto di rompermi i coglioni sulla barba. E quindi, cari ragazzi, vi dicevo che eh, volevo fare questo. Per, per fare un po' di ore volevo fare questo wfufu di Arlock che già avevo fatto in passato, però non mi ero accorto che i titoli erano molti di più di quelli che io avevo selezionato, quindi non, non è stato non è valida quella versione dell'uvfufu, ma lo devo rifare con tutti quanti i titoli. Siccome sono tantissimi, detto questo, faccio pure due o tre ore di contenuto un po' culturale, anche perché due parole sul fumetto, sempre lo possiamo dire. E quindi eh, vediamo. Ah, un bel film, pure si potrebbe fare? Lo vogliamo fare? Vogliamo fare film? Ditemi voi, raga, quello che vi piace a voi, quello facciamo. Che ufufu, tranne quelli dei creator, queste cose di merda, no? Ufufu culturali. Se vi piace film, facciamo film. Se vi piace fumetto, facciamo fumetto. Siamo qua per voi della chat. Io vi traghetterò fino alla Placito Domingo di stasera in maratona finché non arriva ciuffolone rosso ad agli la sera. Eh, un futivi di pasta. Eh, no, noi siamo. Non, non siamo per queste cose McDonald's. No, proprio. Poi mo abbiamo appena mangiato Non so voi, io ho appena mangiato, c'ho anche. Eh, non ho voglia di parlare di cibo, sinceramente. Andiamo col fumetto, dai, andiamo col fumetto. Allora. Vediamo innanzitutto qual era la... no, qual era la... questo forse. E che è questo. Ecco qua, si vede? Si vede? Eh? Si vede. solo che un come devo fare? Devo tenere la chat, se no non vi leggo, aspetta, devo fare così. devo fare così così posso tenervi qui vi tengo un cazzo qui, come fanno a fare che leggono pure la chat la chat la leggono da parte, la twitch come si fa giocare, giocare no, 100, ecco 128 no possiamo scegliere 256 e sceglieremo infatti 256, vediamo se Così va bene. Vabbè raga la chat me almeno la leggo dal telefonino, aspettate. Ma vedi un po' cosa devo fare. Eh. eh sì, allora. Allora, Twitch. Lo metto a vedere qua. Qua si vede sempre, sì, tutto a posto. Bravo, vi guiderò Gaspare. Vi traghetterò fino a lui. Un'altra volta vi traghetterò, vi traghetterò. Ma non bannato dopo 20 minuti. Speriamo che stasera non, non finisca allo stesso modo. Eh, sta qualche copertina, come si dice? Trasgressiva. Aspettate, tavola la caldafumente, tavola Caldopente. Ecco qua vi leggo. Vi leggo dal telefonino. Mo faccio una bomba nel frattempo, vediamo, cominciamo a vedere eh, miei cari ragazzi. Le prime due scelte che abbiamo, abbiamo sulla sinistra, America contro Giappone, sulla sinistra abbiamo eh, Rinascita, una delle storie più celebri e celebrate del personaggio Daredevil, eh, di Frank Miller e David Mazzucchelli, una storia effettivamente eh, molto bella, iconica. Per il personaggio che a me piace molto stampata e ristampata in tutte le salse dalla dimensione più grande alla dimensione più piccola sulla destra abbiamo un'altra opera molto celebrata di Makoto Yukimura un autore celebrato per planetes celebrato per il suo eh, successivo eh, la sua successiva opera vinland saga questa saga eh, storica eh, lunga e infinita. Eh, Planetess è un bel manga, però secondo me tra i due eh, non è se cioè, fosse stato Vinland Saga già ci avrei pensato un po', ma eh, essendo Planetess che comunque è un bel manga, però secondo me non raggiunge le eh, vette artistiche che hanno raggiunto Miller e Mazzucchelli in Born Again. Comunque Uh, ribadisco è un manga ottimo l'ho sentito, sentito anche criticare ultimamente però io credo che invece valga la pena di essere letto in questo caso però purtroppo contro uno di questi capisaldi così saldi lo leviamo non ce la fa Demi infatti non ce la fa allora mi faccio una bomba su una male eh, su male come la vogliamo chiamare mi, mi fu una capri diciamo così mi fu una capri allora andiamo avanti Uh, quindi la chat mi conferma mi approva questa scelta chat voi se, se non mi approvate le scelte fatemelo sapere infamatemi in chat perché così mi rendo conto che sto compiendo anche la scelta sbagliata yogimuro non ce la fa cashpar approva il demistificatore approva approvato Mazzucchelli, vai oh, secondo gioco vabbè ah, pure qua per me non c'è scelto questo poi ovviamente è personale è tutto personale io non amo per niente Shintaro Kago in particolare le 12 sorelle del castello senza fine proprio neanche eh, mi piace proprio non mi piace né questo né tante altre opere di Kago non mi piacciono alcune eh, diciamo, hanno secondo me un minimo di senso per quanto riguarda il mio gusto ma per la maggior parte sono belle graficamente tutto quello che volete voi ma questa serie di eh, quadretti così non, non, non mi piacciono quindi Shintaro Kago lo escludo a priori, dall'altro lato abbiamo sicuramente un'opera imperfetta anche questa Gideon Falls di Lemir eh, e Sorrentino che è un, diciamo, un giallo etereo che si regge eh, più sull'atmosfera che sugli sviluppi della trama con però un Sorrentino molto molto bravo con Lemire a me non piace quindi io voterei eh, Gideon Falls, però i ragazzi qua secondo me in chat qui mi bacchettano perché questi gli piacciono le cose disturbanti Oh no. Ah no, non piace Roguro, quello non è neanche Roguro Shindarogado, non è Roguro secondo me. Non so bene i generi giapponesi come si devono definire, però eh, secondo me è proprio più, ne so, schife, eh, genere schifios. Vabbè, allora raga, io vado, perché se no qua veramente facciamo notte, vado con le e Sorrentino Gideon Falls Terzo, eh, qua invece, li ho letti anche questi tutti e due, eh, qua Quintaniglia è bravo, eh, questo è forse il libro che mi piace di più di quelli che ho letto eh, di Quintaniglia. però eh, Gogo Monster secondo me... È un'opera un molto molto bella, uh, una delle opere più belle di Matsumoto, l'opera che più uh, ci mostra quanto Matsumoto sia ancora in connessione con l'infanzia e con un modo di pensare che è proprio uh, dei bambini e, e riesce bene a far vedere ecco, il mondo plasmato attraverso questi occhi. l'ha fatto in Gogo Monster l'ha fatto in Sunny, l'ha fatto a suo modo anche in ping pong, anche se l'attenzione è posta su altre cose, i ragazzi sono chiaramente più grandi, eh, però io amo questo libro Gogo Monster, di io Matsumoto, e quindi credo che farò andare avanti Gogo Monster con tutti il bene, eh, chi escludiamo sempre con tutto il bene perché sono dei grandissimi autori, con tutti il bene per Marcellone e Quintanilla, io voterei Matsumoto, vediamo la chat. Dunque, il demistificatore ha letto solo Tungsteno. Eh, addirittura proprio lo schifa perché non sa neanche come abbia fatto vincere ad Anguilla. invece, Gaspare mm, con, con, eh, con, con, con con conferma il giudizio positivo su Gogo Monster. E quindi, raga, andiamo con uh, Gogo Monster di Taiyo Matsumoto. Oh, oh. E qua, comunque, ragazzi, cioè sono tutti i fumetti che a me mi sembrano bellissimi. Tutti voglio fare questa premessa. Eh. Cioè, sono tutti i miei fumetti preferiti, quindi cioè non so neanche, a, a, non so scegliere neanche a livello di gusto. Secondo me, bisogna scegliere a livello di importanza storica perché a livello di gusto sono troppo belli tutti quanti. Qui abbiamo La saga di Criminal di Ed Brubaker e Sean Phillips, un duo che ci ha donato cose su cose ci ha donato Criminal, ci ha donato Sleeper, ci ha donato Incognito ci ha donato Fatal ci ha donato tutti gli spin-off di Criminal ci ha donato delle storie singole come Pulp, ci hanno, ci hanno donato qualsiasi cosa, Brubaker e Sean Phillips e Criminal è una delle loro saghe più, c'è cioè, Dissolvenza Nero mi sono dimenticato, quello, quel bello omaggio al noir degli anni 40 50 Criminal, una delle loro Opere più famose: una saga che si espande nel tempo e nei luoghi: la saga di due si parla fondamentalmente gira intorno a due famiglie criminali, ognuna con le sue caratteristiche, le cui storie si intrecceranno, storie secche, di segno secco, Brubaker come sempre ti tiene incollato alla, alla tavola, cosa che riesce a fare diciamo, con questo suo stile mutuato anche un po' dalle serie televisive, così come ha fatto anche in campo supereroistico, tra virgolette, se avete letto Gotham Central, veramente sembra una grande serie televisiva. E ciao i rucanci un bacio ai rucangi, niente, solo luce, e quindi niente, quindi Criminal è una grande opera. Dall'altro lato abbiamo la storia della BD, la storia del fumetto franco Velga Asterix il Gallico di Goscinny e Uderzo, un altro fumetto che io eh, adoro perché adoro quel tipo di fumetto umoristico franco-belga che faceva capo, non solo in questo caso, vabbè, Asterix Goscinino del Zoma, ma anche a riviste belghe come Tintin, come Le Jour Journal Spiru e tutta questa roba qua, a me mi fa impazzire. Quindi, qua, la chat, che mi, consiglia di, che mi consiglierebbe di, di votare? Voi che votereste? Beh, bella domanda, lo so. Qua mi rimetto a voi. Ah, qualcuno mi ha seguito? Chi è stato? andrei Bergman, grazie, grazie del follow, thank you very much. Bellissimo. Allora, demistificatore voterebbe criminal perché Asterix poi è calato eh, vogliamo fare questa motivazione così? Che motivazione è? Una motivazione di merda. Eh, soprattutto lui che è morto con Scini, però Brubaker tanta roba e qua vedo che siete, siete per Brubaker, eh? vabbè. E allora seguo voi ragazzi, però eh, ricordiamo a tutti di eh, leggere Asterix quando capita, recuperate le sue storie, penso che si possono trovare anche a prezzi, non lo so come, come sono edite al momento, oltre all'Omnibus, Asterix, eh? Criminal, andiamo con Criminal. Eh? Eccoci qua. Mo ci abbiamo. Ah, ah. qua ci abbiamo una cosa che è un, effettivamente un, Due cose bellissime, devo dire. Una, una, una parte molto storica e molto influente dell'universo Marvel, e c'è cioè Ultimates di Mark Millar che come tutte le cose di Mark Miller però eh, risulta sicuramente fatta bene, bellissima, ma eh, se vogliamo parlare proprio del livello artistico, dell'ispirazione artistica, della di quell'afflato, della musa che ti entra dentro e ti fa fare il fumetto potente, dall'altro lato abbiamo l'uomo cangiante Shade di Peter Milligan che è eh, edito dalla Vertigo, che è uno, un fumetto particolarissimo, artistico pazzo come parecchie delle cose di Milligan che è uno degli autori più grandi che ci sono stati negli Stati Uniti ha spaziato da Shade a Enigma a storie di Batman al bellissimo skin uh, ha fatto di tutto Peter e Shade è una delle sue cose più belle quindi io per me perché siccome lo, lo sto a fare, io voto Shade fatemi sapere in chat però che cosa mi dite Ultimate Avenger secondo storia della Vertigo, bene, sì, eh, sicuramente uno dei punti più alti di Miller, vero, però shade e shade. Allora mi sento capito un po' dalla chat. Perché mi dice che shade e shade. E andiamo avanti con Shade The American Scream, l'uomo cangiante. Che di American Scream? Ah! Qua, eh, raga, qua io mi sento di dover votare Berserk. Perché, da un lato, abbiamo, diciamo, è una run bellissima, però comunque è una run di un supereroe. Non so se una run di un supereroe singola può essere, eh, diciamo, puntata. Uh, eguagliare un'opera di tale portata come uh, Berserk, che comunque avrebbe vinto contro tanta roba, ma secondo me in questo caso, per quanto io amo la saga di Thor di Walter Simonson con uh, il la comparsa del grandissimo personaggio Beta Ray Bill, uno dei miei personaggi preferiti, però secondo me in questo caso dovrebbe vincere Berserk. I Rogan ci dice che è il best fumetto dopo Lord of the Rings e prima di Claymore che è il berserk al femminile ricordate voi che mi vorrete vederebbe Daniel Warren Johnson bravo caro demistificatore io ho una chat di, di, di lettori raffinati qua raga io voto berserk comunque voto berserk vado avanti voto berserk allora Oh, oh, qua abbiamo SX County di Jeff Lemire, una delle cose migliori di Jeff Lemire contro Ultimate Spider-Man che uh, onesto non conosco e non ho letto, quindi qui per me la scelta è obbligata SX County, però fatemi sapere in chat se voi ritenete che stia commettendo un errore che questa Ultimate Spider-Man è una cosa molto importante rispetto a... Uh, SX County di Lemire posso anche cambiare parere in base a quello che mi dite voi. Facile SX County altrimenti cala tantissimo dopo. Voi, solo il demistificatore. Mi sa dare questa opinione. E allora sì, Demi, grazie. Vado. Comunque, SX County è bene, cioè è un ripiego fino a un certo punto, perché comunque è un'opera bellissima spider Mandy di Bendis, sicuro è storia, però Essex secondo me è migliore, andiamo avanti, andiamo avanti. Essex, ehi, ehi, quando, Ma Comunque è difficilissimo questo WWW, è più difficile di quello che facemmo con tutte le graphic novel, i Rukanchi, non so se ti ricordi. E qua ragazzi, eppure qua, come bisogna fare? Queste sono due cose bellissime. Tutte e due, vogliamo dire. Posso fare così. Posso fare così, posso dire, siccome il Blazer, secondo me non è la cosa, eh Andri, lo so, però il Blazer secondo me non è la cosa migliore di Kart. In generale invece l'età della convivenza secondo me è forse la cosa migliore di Kazuo del caro Kazuo qua mi risulta veramente difficilissimo ragazzi qua mi risulta veramente difficilissimo eh, mannaggia la miseria mannaggia voi che dite l'età eh, uno dice l'età, uno dice eh, il Blazer. Il prossimo, il prossimo che leggo, quello voto. Scrivete un nome, il prossimo nome che mi compare in chat, quello voto. Per me è uguale, ragazzi non so se Non lo posso fare. Su Sono troppe titoli belli. Allora, allora, non lo so, bravo. L'età, Le, l'età, mi ha levato dall'imbarazzo il caro Walter Bonca, l'età della convivenza. di Kazuka mi questo recuperatelo perché è veramente bellissimo. Qua anche Fannum, non l'ho letto, però eh, voterei Zanardi, penso comunque, perché cioè, per quanto che mai può essere sto Fannum in confronto a Zanardi. Questo è un fumetto di Luca di Carta, eh, di quelli che a Luca di Carta gli piacciono, Chat, certo, è vero la roba lì la roba che si legge lui trova i mercatini a 4 soldi perché giustamente tutti quanti la scartano che è roba di merda e lui se la va a recuperare pensa che ha fatto l'affare invece si è comprato solo lo scarto dell'agenda che si è tenuta la roba buona e gli ha dato a lui a 4 soldi sta roba è merda e zanardi easy zanardi easy chiaramente però questo che che cos'è? È già la seconda o terza volta che lo chiedo a qualcuno in chat e non me lo ricordo mai che cosa fa il nome. Comunque, Zanardi, diciamo il, il secondo dei tre squarci sulla gioventù, eh, sulle gioventù attraversate da Zanardi, dopo pento e prima di Pompeo. Il, il pazienza nichilista, il pazienza. Eh, come si dice? Vuoto dentro Zanardi. <coughs> Allora, è un, è un, un fatto importante fa nome. È una storia di crescita molto difficile per una ragazza LGBT. Ok, non lo, purtroppo non lo conosco e non mi sono neanche andato a informare colpevolmente dopo la seconda e terza volta che l'avevo visto. Quindi adesso andrò a recuperare. cattiveria enorme Zarardi sì, sì, un figlio di puttana come pochi. Qua pure questi sono bellissimi tutti e due questi sono bellissimi tutti e due e fra l'altro fra poco dovrebbe uscire anche il secondo capitolo finalmente della mia cosa preferita sono i mostri di Emil Ferris che era rimasto inedito per un po' perché diciamo lei ci aveva messo un casino di tempo per farlo, poi avevo letto pure per litigi per, per questo tra lei, Fantagraphics editori e cose, ora invece pare che sia per il secondo capitolo ce lo possiamo leggere quindi sono molto molto felici però Dall'altro lato a destra abbiamo una delle cose più belle secondo me di Grant Morrison e cioè la sua Doom Patron alla quale non posso resistere e ci premerò sopra e lo manderò avanti. Voi che mi dite Doom, 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 tutti Doom e quindi Doom sicuramente. Quali personaggi prediligete nella Doom Patron? Ragazzi fatemi sapere chi vi è più simpatico. Doom. Ah, qua abbiamo due sigarette due fumetti sigaretta qua voterei per bellezza ma anche per importanza e per diciamo, storicità Persepolis di Marianne Satrapi anche se Aldo Brando mi è piaciuto tanto eh, Diciamo, è uno di quei fumetti che come direbbe qualcuno così, scorre e se ne va: scorre e se ne va, però bello da leggere, bello, disegnato sempre benissimo. Eh, non so, voi che mi dite? Eh, GP se la, se la prende la trambata. Se la prende è capitato male, avrebbe potuto vincere contro altri titoli, ma in questo caso se la prende de brutto. Eh. La storia di Jane di Rukangia, ma la storia di Jane della metro di Tombatron. Allora, aspettate, stavo sbagliando. Ad avanti, Persepolis. Ah, qua non c'è alcun dubbio per me. Prometea, uno dei punti più alti del fumetto di Alan Moore: raggiunto nel fumetto di Alan Moore contro l'Arcam Asylum. Una bella operazione artistica. Grand Morrison e Dave McKin, ma niente a che vedere quasi niente a che vedere con i fumetti direi niente a che vedere con la grandiosità dell'opera di sinistra uh, Alan Moore J.H. Williams III una cosa illeggibile in, in e inguardabile tanto che è bella voi che mi dite Qua Prometea, Prometea punto, ripunto, tripunto quentri punto, estenta punto deve vincere Prometea se qu qualcuno voterebbe in chat qualcuno vota per Arkham Masaium. non credo comunque vediamo, no Prometea, Prometea giusto, o Prometea, cioè, chiamiamola Prometea perché secondo me si deve di Prometea perché quando si legge la, quella poesia che sta dentro no, con cui lei evoca a Prometea la prima volta, le parole che fanno rima con Prometea finiscono da Tea, non da e quindi per fare quella rima significa che bisogna mettere l'accento su Prometea. Ho fatto questa chicca linguistica su Prometea. Votiamo Prometea! Ah, qua bellissimi tutti e due, eh, le malerbe eh, me l'hanno fatto leggere pochissimo tempo fa perché io non l'avevo letto, invece proprio l'autore, l'autore, ecco guardate la casualità, l'autore di questo WWF Warlock 24 me l'ha proposto durante una sua live in cui ho partecipato e... Eh, quindi l'ho letto ultimamente veramente mi ha colpito tanto però in questo caso devo dire sono affezionato a Rocky Joe ha cioè un valore anche affettivo per me di quando ero ragazzino anche il cartone animato al di là del manga che poi ho imparato ad apprezzare dopo e quindi io voterei Rocky Joe di Ciba e Takamori voi chi votereste? ti vogliamo fare fuori Rocky? Cazzo, qua è controversa la situazione, c'è qualcuno che vorrebbe proprio farlo fuori, Roghi. Vogliamo fare questo gesto iconoclasta, demistificatore. Vogliamo dire che Roghi giù cessa. Che dite? Noi non possiamo essere disonesti intellettualmente. Eh? È bello, alla fine è bello Roghi non possiamo dire. Meglio Rocky con Silvestri Stallone. Ecco, se c'era il film di Rocky poteva vincere. No, raga. No, no, io lo devo votare. Lo, lo voto, lo voto. Poi mi prendono in giro. Mi reactano. Mi prendono in giro. Non è possibile Ah, qua abbiamo. No, qua pure, non, pure so che cosa votare. Eh, voterò. L'uomo senza paura di Frank Miller e Gian Romita Jr. perché Omunculus, sebbene mi piaccia, sia un bel manga, eh, mi piace di più oh, the Killer di Deo Yamamoto, secondo me raggiunge vette più alte ed emozionanti di the Killer, questo è un po' troppo cervellotico per i miei gusti, invece questa storia qui è bellissima, mi fa piangere e quindi io voterò The Devil, l'uomo senza paura di Miller e Romita. Sì Blatta, questa è una live vera, ti rispondo in diretta, caro, verissima, verissima, no scam, no scam, non mi dovete fare la sub, è una live totalmente gratuita, ragazzi, basta che mi seguite così raggiungo l'affiliazione, non, non mi dovete fare niente a me, mi dovete solo sostenere e dire a voi che volereste, tra omunculus e l'uomo senza paura, datemi un, un parere prima che vada avanti anzi vado avanti, non me ne fotte di voi oh, non me ne fotte di voi, oh, vado avanti devil, senza paura Ah, questa pure è una bella scelta questa pure è una bella scelta perché a, a sinistra abbiamo Black Sad di Guarnido e Canales un, uh, un fumetto esagerato sia dal punto di vista uh, estetico un disegno fenomenale sembrano dei quadri eccezionali Uh, le tavole con questa atmosfera noir personaggi uh, degli animali antropomorfi che sguazzano in questo ambiente da hard boiled degli anni del tempo che fu a destra abbiamo Blam di Niei un, uh, uno dei manga più originali, più particolari, uh, più di atmosfera, uno dei più belli che ci sono quindi qua io sono veramente in difficoltà. Mi dovete aiutare voi. Il gattone è il gattone, dice Rukanji. Ed è vero che il gattone è il gattone. Però è anche vero che. Eh, Capito che, che opera è di là? Non è che stiamo parlando del manga eh, Kaiju numero 8. Stiamo parlando di Blam. Blam. Gattone? Mi dite gattone? Col Blam bello e cult Blam allora Blattone vorrebbe Blam Perché fantascienza Anche se non l'ha letto Solo per il genere fantascientifico Irukanji ci dice che invece che Blam bello e cult però Non lo sa Forse rispetto a altre roba Cyber verde un pochino Questo pure è vero vabbè Perde un pochino è un'opera a sé, un po' unica anche. no? Però Black 7 ha avuto Black Sad, è un fatto mio personale. Voto Black 7 per un fatto mio personale. Se era Knights of Sidonia era un altro discorso, eh, ma non era. Era bla bla bla. Ah, qua pure. Assoluto. So che cosa votare, voterò X-Men, Dio ama, l'uomo uccide di Claremont eh, Anderson contro Marvels che eh, non è una storia malvagia del nostro Kurt Busiek, eh, disegnata con quello stile... Eh, diciamo, pubblicitario cartolinesco da Alex Ross non lo preferisco. Preferisco questa storia degli X-Men. Che andrò a votare I Lucanci anche se è svenato addirittura per recuperare tutta la serie di Claremont Compreso, credo, l'uomo uccide, uccide! Che andremo a votare. Qua non voglio sapere niente della chat, non me ne frega. Ah, qua pure io sono, vado veloce qui perché. Questa tanto decantata storia Hash di Jeff Leu Jim Lee, eh, che praticamente molti consigliano come bella storia introduttiva per entrare nel mondo di Batman. A me non mi è mai piaciuta particolarmente. L'ho trovata sempre una mezza cafonata, mentre a sinistra c'è un, un fumetto, uno dei fumetti della vertigo più commoventi che esistano, cioè dei tripper di Fabio Munno e Gabriel Ba. Che purtroppo la Panini ha ripubblicato ultimamente soltanto se non erro, eh, non voglio fare. Il cattivo il gufetto che dice la stronzata. Però mi sembra che la Panini l'abbia ristampato diretto su, subito in edizione Absolute. Quindi comunque dovete, dovete cacciare. Stavo dicendo dovete cacare: dovete cacare pure si può dire, dovete cacare questi 40 euro. Se vi volete leggere dei dripper, che potrebbe esistere in delle edizioni un po' più economiche. Eh, un po alla portata di tutti ma Panini ogni tanto questo lo fa come tutte le case editrici oramai questo fanno allora ci dice Blatta che il allora aspettate recupero un po di chat aspettate allora demistificatore subito dei tripper dei tripper non scambi Ash Bo decisamente sottotono effettivamente uh, deluxe americano del periodo vertigo grande demistificatore intenditore roba vecchia Bratta ci dice che il problema più grande di Ash è che sia disegnato da Jim Lee troppo muscolare per una detective story e sono molto d'accordo anche con questo sono molto d'accordo anche con questo ma può disegnare pure per essere Jim Lee non lo so un po' incasinato non lo so non, non mi è piaciuto Andiamo con dei dripper. Ah, qua pure non ho nessun dubbio perché per quanto ho detto notte è un'opera che mi ha divertito, mi ha intrattenuto e mi sono divertito, eh, mi sono divertito molto di più e mi ha intrattenuto e piaciuto molto di più. È una delle sue opere, anzi devo dire, del mio cuore di Osamu Tezuka, un autore che a me non mi ha mai fatto addormentare nella mia storia di lettore, tutto quello che ho letto sono rimasto sveglio e vigile finché non l'avevo finito, quindi fatevi controllare il diabete se Tezuka vi Fa addormentare ogni volta che aprite una pagina perché evidentemente forse ci avete anche qualche problema che va al di là della noiosità, tra virgolette, dell'autore che non esiste. Lo voglio dire così chiaramente. Quindi, dopo questa piccola polemica sul maestro Osamu Tezuka, voto Buddha. ecco qua. Eccolo là, Rom eccolo là. L'imbecille in chat subito, immediatamente, Rom Fromf, blatta frusciante. Vai, 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 vatti a leggere. Che cazzo ne so? Non, non lo so manco. Che cose che non fa addormentare? Fammi sentire quali sono le cose che ti tengono sveglio e frizzantino. Fammi capire. Ah, mai letto qualcosa? Eccolo qua. Il solito, il solito. Allora, qua abbiamo Nimona contro Palepoli. Abbiamo questo esperimento come si dice, artistico di Usamaru Furuya questa sua opera avant-garde sperimentale contro Nimona. Che io non mi ricordo neanche se ho letto, no, secondo me, no. Lo sto confondendo con Plutona. Di Jeff Lemir, questo non è Plutona, eh? quello era totalmente un'altra cosa. Quindi, Nimona non lo conosco. Conosco solo Palepoli, Raga, posso votare solo Palepoli. Voi che mi dite, Blattone, tu non dai mai fastidio. Puoi dire tutto quello che vuoi in questa chat. Non è come la chat di Luca di Carta dove ti fanno moderatore e poi ti vanno cacciare. Io non ti caccerò mai, diglielo. Diglielo, voi che Nimona mai letto. Voi, Nimona, l'avete letto, ragazzi? Nimona. Però sembra intrigante, sembra una storia fantasy. Un. come si dice? Come si chiamano? Young Adult. Uno Young Adult fantasy. Nimona Tommaci Fumetto. E allora vogliamo votare Nimona? Per rispetto a Tommaci, per fare la, la cosa iconoclasta contro Furuia. Furuia è così tanto decantato. Furuia lo facciamo perdere contro Nimona. Che mi dite? Palepoli? Voto Palepola, facciamo i Vediamo votiamo Palepoli, però guardate Nimona secondo me c'è per super chi, Vediamo Palepoli. Abbasso Furui a Blattone ma abbiamo votato, eee, eee, qua pure abbiamo una bella guerra. Eh, L'Ella Star, però pure l'Allaki Young Men. non ti è piaciuto a te? Demistificatore, non l'hai letto? L'Ella Star è bellissimo, sono d'accordo con te. Eh, probabilmente lo voterò. Molto probabilmente lo voterò. Però anche l'Allaki Young Men si difende bene. ci l'ha appena letto. Dacci un giudizio in cinque parole, dici cinque aggettivi su Allaki Young Men. così per far capire alla gente di che cosa tratta. Eh sì, è stato stampato malissimo. C'è anche la pagina mancante. Cioè la pagina raddoppiata, e quindi con una mancante, eh boh, non l'abbiamo letto davvero. Non, fare proprio, non esagerare sempre. L'abbiamo letto. No, non abbiamo letto proprio la versione, Giappone. Anni 60, perfetto esperimento di fiction storica. Questo è Unlucky Young Man, Ma. A causa sia della bellezza delle molte morti di Lara Starr, di Ram V e Felipe Andrade, che è un fumetto che ultimamente mi ha colpito particolarmente, e a causa anche, però c'è Chitano, in e c'è Chitano che fa le rapine, questo è un punto a suo favore, però a suo sfavore, come ci ricorda il demistificatore, c'è il punto che l'edizione, eh, ci hanno fatto questa falla, la Icaria ha, ha fallato l'edizione, ha fatto una gaffa in questa edizione come si può fare? ciao Nelzaus tra poco io sto a fare queste cose proprio per arrivare a questa cazzo di sabba al canale mo fra poco spero che ce la farò in questi giorni a fare queste live consecutive qua e, e mi potete subare ti ringrazio del pensiero bravo il primo sabbers il primo desider desideroso di sabbarsi allora, maledetti errori di stampa. Basta, gli errori di stampa no. Allora, là è la star. Noi vogliamo solo libri perfetti e intonsi dal punto di vista della stampa. Qua, eh, qua pure sono due fumetti che mi piacciono tantissimo. Però uno proprio mi piace proprio tantissimo, che mi fa impazzire. E cioè, Superman stagioni. Qua, l'oeb e Sale fanno uno dei loro capolavori: un Superman nella sua essenza più pura eh, interiore meglio per i miei gusti anche di All Star Superman di Grant Morrison che è un'altra opera straordinaria, ma tante sono le opere belle su Superman, il figlio di Superman, identità segrete, alieno americano, eh, quella di Alan Moore, la run di John Byrne, eh, tante 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 cose belle su Superman, Io ci sono, questo è una veramente delle migliori. Dall'altro lato abbiamo un'opera bellissima, grandissima della grande Ayazawa eh, Paradise Kiss, della quale, però, della quale autrice, però, io preferisco delle altre opere in particolare, a me piace tanto. L'opera intitolata I Cortili del cuore, pre precedente a Paradise Kiss, della quale Paradise Kiss non è un vero e proprio seguito perché sono pochi personaggi in comune e le storie si intrecciano in maniera veramente blanda. Tuttavia, eh, diciamo, il mio preferito è questo cortili del cuore. Non è Paradise Kiss, mentre Superman è il mio Superman preferito, quindi voterò su Kryptonite anche bravo, Luca, giusto, anche Kryptonite. E la Yazawa puppa, la Yazawa puppa è vero. Mi dispiace con tutto il bene. Qua pure con tutto il bene per GP, questa è una delle opere più straordinarie del maestro Tezuka, che a me piace alla follia, ogni libro di questo è una, proprio una, una cosa di un'arte suprema, quindi qua non ho nessun dubbio a andare avanti il maestro Tezuka con The Phoenix, la Fenice, immortale e immortale. Anche qua secondo me va avanti il manga anche se di The umbrella academy devo dire la verità ho letto pochissimo ma proprio pochissimo forse un paio di, di numeri di storie di capitoli quello che so voi che ne pensate di umbrella academy avete letto showa showa tutti showa 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 voto show voto show però volevo sapere un parere sull'accademia dell'ombrello <coughs> Blatta uno dei suoi favoriti fumetti chissà se è vero, se è la solita trollata comunque quello che sia sia l'abbiamo escluso qua eh, raga qua non c'è cioè, non, non storia praticamente per me Brand Brain con tutto il bene per Miguel con tutto il bene che Brand Brain forse è la sua cosa che preferisco in questo caso non, non c'è storia perché per me questo Diciamo cioè, che lo vedo che c'è. Secondo me vincerà questo. Già ve lo posso anticipare, vi faccio questo spoiler del finale di questo. Woo -woo -woo -woo. Però io voto Love and Rockets, il mio fumetto preferito di tutti i tempi e tutti i luoghi mai fatto nella vita della storia del fumetto. Quindi per forza Love and Rockets. Però Brian Brain è bellissimo. A voi piace Brian? Vediamo un po', vediamo un po'. Ah, era serio, Blatt era serio per una volta. Umbrella Academy, fai tanto dell'intellettuale pure tu. E poi che ti piace, Umbrella Academy. cioè, fai leggi più dell'intellettuale. fai leggi e poi ti piace. sta commercialata di Umbrellona yeah, mi hai deluso. Mi hai deluso. Brian, punto più alto di Martin, vero, bellissimo, bellissimo. però, la l'Aven Rockets, molto più bello. Quindi, va avanti. Madonna mia queste scelte sono impossibili, sono impossibili, abbiamo a sinistra uno dei miei sei nenni preferiti, Maison Koku della maestra, Rumiko Takashi, un manga di una dolcezza, di una delicatezza e anche di un'amarezza senza confini che mi ha fatto sognare a morire dall'altro lato a destra Zot, l'opera più bella di Scott McCloud uh, anche questo con una seconda parte in particolare di una di run di una uh, intensità, umanità e una dolcezza infinite e qua non so decidere qua non so decidere indico, induco un sondaggio lo indico Indico, indico, eh, mi sono rubito mia madre, mia madre, pure mia madre, però capite? di là c'è McCloud, c'è Zott, non è che è lo scultore, eh? questo è il problema, fosse lo scultore me lo farei. Me lo manderei a fanculo subito, ma non è lo scultore Zott, che mi dite, chat, che mi dite? La chat mi dice solo Rumico, mia madre. Allora se, se la chat mi dice solo Rumico, mia madre, io faccio andare avanti la Takashi, Però mi piange il cuore. Mio padre, nel Zaus dice mio padre. Quello dici mia madre. Mi pa, mi madre, te. Mio fratello, non giusto. Mio fratello vero, infatti. Uh, me sono Nicco, guzzotto. No, Blatt, scusami, non ti offro, scusami, ma io perché ho confidenza che se tu sei il mio utente preferito, quindi gioco con te come non gioco con altri non, di cui non me ne fotte, invece di te me ne fotte. Perciò. Bravo, appena si prende l'affiliazione facciamo direttamente i sondaggi. Intanto, no, Blatt, rimani con me, ah, non te ne andai, veramente, mi fai, mi fai sentire male. Voto ma sono e coco. Ah, anzi, scegli tu, ah, Blatt, scegli tu. Scegli tu, scegli tu, scegli tu chi vuoi. Basta, mi sono Niccoco, andiamo avanti. Qua abbiamo: Ah, qua abbiamo Doroedoro di Kuha Yashida, un manga che può piacere e può non piacere. Capisco che non è un manga per tutti i gusti, a me piace, disegnato molto molto bene è un manga che si perde un po nei suoi meandri nei meandri di se stesso a un certo punto forse Troppo lungo rispetto a quello che sarebbe potuto e dovuto essere, a destra abbiamo Alan Moore e Kevin O'Neill con la Lega degli Straordinari Gentlemen, un, uh, un omaggio al romanzo d'appendice del 1800 con dei personaggi intrisi di cult nella cultura popolare, no, intrisi, di, no, in, de, importanti per la cultura popolare dell'epoca, che sono poi arrivati fino a noi, fino ad oggi. Mi piacciono tutti e due, anche qua non so, non so. Bello d'oro ed si deve perdere. Perde, perde alla Mur Nonno, anche con questa sua opera un po' secondaria, non fa niente. E allora, Mur, vada per Mur. Qua invece abbiamo, eh, qua per me non c'è storia perché io One Piece non lo leggo, non lo conosco, ragazzi. Se voi mi dite che lo devo fare per dovere di, che di, di importanza, che la, il cappello di paglia, cosa lo voto, se no io voto Jimmy Corrigan. No, io voto proprio Jimmy Corrigan, ma come lo frutti di voi? Io voto Jimmy Corrigan One Piece non lo conosco, non lo guardo, non mi va il momento di approfondirlo né di leggerlo qua invece è una scelta molto tosta, molto molto tosta. Sì, anche io sono come si dice, anche io sono diciamo sono tentato per Asteriospoli, anche perché prima ho fatto già passare Gogo Monster di Matsumoto. Per quanto sanno, forse mi piace anche di più. Polip è enorme, effettivamente. Dispiace, dispi ma dispiace tutti i padri visto che i fumetti ci stanno qua dentro. È una cosa. Ci cioè sono tutti, uno più bello di un altro. Non... Però io vado polip, io vado col polipo. Il polipone, andiamo col polipone. Polipone... Ah, qua abbiamo un altro pazienza che non avrei neanche fatto vincere contro cose più belle a mio parere di Ganz, però siccome contro c'è Ganz, che è comunque un fumetto bello per carità, molto divertente, disegnato bene, scansonato, eh, come si dice, appassionante e così. Secondo me non c'è paragone con le straordinarie avventure di Pentotal di Andreone, pazienza, quindi qua vince Pentotal. Mi dispiace anche qui Verganzo però. No story. Ah, questo pure, questo. Questo, questo, questo. Questo non lo so, raga, perché Batman di Snyder e Cavul è bello, l'immortale anche è molto bello. L'immortale anche è molto bello. E forse diciamo per il discorso che ho fatto prima, che comunque è una run, ma non è proprio tra le run ultra ultra che mi piacciono tantissimo, mentre l'immortale è un'opera effettivamente è molto bella. Voi che mi consigliate? Immortali immortale quotano. No, immortale, mi ha detto il demistificatore, immortale vado con la sua scelta anch'io, immortale. Qua abbiamo Residenza Arcadia di Daniel Quello che non ho letto, quindi non vi so dire, mentre Kingdom l'ho letto ed è un manga che mi piace moltissimo. Siamo oramai oltre il sessantesimo volume, figuratevi, ma ancora non accenna a decadere questo manga di Yasui Hara che io mi accingo a votare senza remore perché non conosco Residenza Arcadia però. Voi lo conoscete, l'avete letto? La Residenzona Arcadia? Bravo, si poteva sacrificare, ragione, Padri. Snyder e Cipullo, Cipullo, l'ammonia d'amice. Niente, Residenza Arcadia non lo conosce nessuno, quindi per manifesta sconosciutezza lo eliminiamo e votiamo Kingdom. Il demistificatore ce l'ha, ma non l'ha ancora letto, quindi poi ci farà sapere se abbiamo fatto una stronzata. Qua non si può votare altro che Starman, che però di Robinson, James Robinson, che votiamo eh, comunque con molto piacere perché è un'opera straordinaria. E che vi consigliamo. Tra l'altro leggete un po' sottovalutata, no, sottovalutata, però fuori da certi radar, fuori da certi radar di, di chi conta, degli importanti. Andiamo avanti, eh, l'opera magna di Kirkman per alcuni, per altri sono altre, però insomma, The Walking Dead è una di quelle che lo ha consolidato come tra gli autori di fumetti più importanti della nostra epoca. A destra l'opera più bella di Usamaru Furuia, a mio modesto parere, nonché uno dei manga che mi piacciono di più, in assoluto, più belli che abbia mai letto. Con tutto il bene per The Walking Dead, io voterò La Music de Marie. Voi che votereste? Walking Dead vi piace? E se vi piace, come vi piace? A colori bianco e nero? alla serie TV? In versione fumetto? Che vi piace? Fatemi sapere. Fateci sapere, tavola calda. Fateci sapere. Il demistificatore ci dice, blatta frusciante, è un figlio del consumismo perché acquista che fa? Compra roba e non legge, ha comprato quello e non l'ha letto. Ma quello bisogna tenere la roba a casa. Poi un giorno che non ci avrà i soldi per comprare le cose, si trova le cose già a casa. Quando uno ha la moneta si compra qualcosa. Uh, la lotta contro Furuia. Però Maria e Maria e Maria, Maria e Maria, votiamo Maria Votiamo Mariuccia, qua abbiamo mm, DMZ contro i paperi di Rincioni io qua ho delle DMZ a mani basse. Non so voi che cosa mi dite. Questo, fra l'altro, non l'avevo neanche letto. Lo scorso WWF che feci, dopo l'ho letto e sinceramente mi ha colpito di più di Giulio Rincione e Marco Rincione con i loro paperi che rimane un buon fumetto eh, rimane un buon fumetto ma votiamo DMZ vado un po' più veloce ragazzi siamo ancora a 35 su 250.000 qua il vampiro che ride di Suero Maru un fumetto che purtroppo non si trova più in Italia ma che è veramente uno dei più belli stavolta secondo me il, diciamo, coincide con la bellezza, il fatto che non si trova la rarità coincide col fatto che è un fumetto effettivamente bello e che varrebbe la pena di recuperare quindi vi consiglio di recuperare il bambino che ride, è stato messo nelle come le chiamate, biblioteche digitali che ci sono in giro ultimamente è stato messo, quindi vi consiglio di recuperarlo, almeno di leggerlo digitalmente e poi di comprarlo nel momento dell'acquisto, qui abbiamo la brutta copia di Sin City, il Sin City fasullo pezzotto di Brian Nazzarello Edoardo Risso, 100 Bullets contro uh, Paper Girls di Terry Moore. Se non erro, l'autore di. Uh, Strangers in Paradise di uh, Echo di uh, come si chiama? Rachel Rising uh, e altre opere uh, e quindi io voto sicuramente Paper Girls. a voi piace 100 ballots fatemi sapere. Ah il demistificatore <ride> eh, lo sai, no non ci piace, non ci piace. Ah è di Brian Gavogn, non è di... Non è di Terry Moore, mi ricordavo che era di Terry Moore. Come si chiama? Motor Girl si chiama quello di Terry Moore. E allora questo non lo conosco, io lo sto confondendo con un altro fumetto. Mi sa che mi tocca votare Azzarello, raga. Perché l'ho confuso questo con Motor Girl. Come bisogna fare? Devo votare Azzarello. E raga, questo non lo conosco. Non lo conosco, non lo conosco, non lo conosco. Eccolo qua, eh, l'ho dovuto votare. Non lo, non lo conosco quell'altro, Patrizio. Come devo fare? Questo l'ho letto almeno. E ha vinto, ha vinto invece. Ha vinto, un'altra parola: lo faccio proprio vincere. L'uvufufo va non, non, non essere capriccioso. Ti ho detto che non lo potevo lasciare lì, che non lo sapevo so, quell'altro lì. Oh, qua invece abbiamo Preacher contro il lungo Halloween, una bellissima storia di Batman di Jeff Webb e Tim Sale, il, uh, diciamo, precedente, cioè, seguita da uh, Vittoria Oscura che fa parte della stessa serie e inframmezzata, come lo volete leggere voi, da Vacanze Romane con il protagonista Catwoman, una delle mini saghe più belle e artisticamente valide. Di Batman a sinistra abbiamo una bella opera di car tennis e la buon'anima di Steve Dillon, cioè uh, Preacher, una delle sue opere più divertenti, anche queste più significative. Qua non saprei chi votare. Uh, la chat mi dice Preacher. Effettivamente, forse è meglio far vincere Pricerone. però di Batman, chi, chi, di Batman non portiamo avanti mai niente. Chi vogliamo portare avanti Frank Miller quando esce Miller. Metti che esce Miller contro non lo so. Facciamo andare di Preacher. Vai così. Allora, Maronna mia, Maronna, qua abbiamo a destra il Frank Book di Jim Woodring, un autore bravissimo, eccezionale. Vi consiglio. Ho scoperto poco fa che su Amazon, pochi giorni fa che su Amazon c'è un documentario su di lui di un'ora e mezza. Vedetevelo perché è bellissimo. E quella, la serie di Frank, è una serie stupenda, con una piccola parte a colori, poi tutta in un bianco e nero psicadelico Una storia surreale, fantasiosa. Se vi piace la roba anche un po' inquietante, animalesca, la David Lynch dei conigli, questa roba così strana ve lo consiglio tantissimo. A sinistra c'è uno dei capolavori del fumetto italiano, Baitanino Tanino Liberatore e Stefano Tamburini. Ranks, Ranks direttamente dall'epoca di cannibale Frigiderri il meglio che l'Italia abbia prodotto in campo fumettistico. E qua io faccio vincere Ranks anche per campanilismo, voi non lo so. E il demistificatore però farebbe vincere invece che non gli è piaciuto Ranks, farebbe vincere uh, Frank Book. Io capisco i tuoi gusti personali, però a diciamo, me è piaciuto più Ranks. Per quanto Frank Book mi piace tantissimo mi fa impazzire. Mi fa impazzire, me lo devo dare ai nostri amici tani. Oh, oh questa è un'altra bella scelta. Qua abbiamo a sinistra l'archetipo del Battle Shonen. Non che effettivamente io poi non li ho letti. Cioè ho letto solo questo praticamente. Quello più importante. Questo che è il guerriero. I cavalieri dello Zodiaco. Non conosco il genere Però questo almeno cioè, Questo è bello da leggere E mi è piaciuto molto E anche Saga mi piace moltissimo Questo non so che cosa fare <coughs> Sono affogato Mi ha fatto affogare sta scelta Buttiamo fuori pure Dragon Ball Dopo One Piece e buttiamo fuori anche Dragon Ball dopo One Piece ragazzi buttiamo Saga che comunque è un fumetto bellissimo non è storico come Dragon Ball però è un fumetto molto molto bello siamo arrivati mi pare al volume 11 delle raccolte imbrossurate tra poco uscite il dodicesimo credo che uscirà anche l'ulteriore volume Omnibus che sta facendo uscire la Bao se siete avanti della copertina rigida, mentre se siete avanti del brossurato già l'avrete acquistato. Che faccio? Ja, che faccio? Io non, non lo so che faccio. È irrispettoso butta fuori Dragon Ball, è irrispettoso secondo me, no? Oh, Voi che dite? È rispettoso, Dragon Ball. Yeah, Dragon Ball, non so. Bravo. Dragon Ball. Insegno di rivoluzione. Bravissimo. Blat. Sono d'accordo. Dragon Ball. Bravo. Controleggi. Dragon Ball controleggi. Oh, questo non, con non ho letto nessuno dei due, né Deadpool uccide i classici, il massacro dei personaggi più famosi della letteratura, che però mi sembra divertente, con un capo a Mobbit, a bomba in capo a Moby Dick, in copertina. Dall'altro lato abbiamo una baoata, da qua su la terra è bellissima, di Tony Bruno, che non conosco assolutamente, quindi non, non vi so dire, questa scelta non la so fare. Voi, raga, che mi dite di questa scelta? È uno di quei Deadpool divertenti o è la solita cazzata? Quello a destra è Luca di Carta Fumetta. Quindi lo vogliamo escludere per questo, giusto per fare lo sfregio a Luca di Carta. Facciamo così: votiamo Deadpool, sempre per, come ha detto Blatta, per evidenziare che ci piace il fumetto di mazzate da un lato, dall'altro lato, per fare sfregio a Luca di Carta, che sicuramente se lo sarà comprato. Sotto a 5 euro nel mercatino e fa pure schifo, quindi votiamo Deadpool. Ah, qua abbiamo, qua abbiamo uno dei capolavori del fumetto mondiale di tutti i tempi a sinistra. Mouse, a destra, un fumetto che ancora colpevolmente non ho letto, ma del quale mi hanno parlato benissimo. In particolare, me ne ha parlato benissimo proprio l'autore di questo UVVV, cioè Harlock 24. Voi avete letto, c'era cioè una volta in Francia, sì, infatti mi dice il demistificatore che è un grande fumetto, infatti me l'hanno detto, me l'hanno detto, ma secondo te è grande che possiamo fare la, possiamo come si dice, il colpo di scena che lo mandiamo avanti e cacciamo Maus, solo che poi io non l'ho letto, quindi come posso dire? Non... non cioè, non lo potrei comunque mandare avanti quindi a malincuore Non lo voto, però mi riprometto sicuramente di eh, leggerlo, di recuperarlo. Ma di che parla? Che cos'è? Di, di che tratta, fatemi sapere, no, la edgy l'abbiamo già chiusa. L'abbiamo già chiusa, la polemica co, votando Dragon Ball. Ah, parla di un francese. Eh, bello, allora mi, piace, mi piacciono le storie che parlano dei, dei francesi. Cioè, sempre quel senso così di bohemian. Andiamo avanti, Maus. Andiamo avanti. Qua ci abbiamo, ci abbiamo a destra un buon libro, un buon libro devo dire, il, posto, il porto proibito della radice e del turconi. Coppia artistica, e se non erro, coppia anche nella vita. Non ci vogliamo fare i cazzi loro, ma mi pare che lo dicano senza problemi. o no, ragazzi, fatemi sapere. Se voi sapete che siano, se sono marito, moglie, compagni della vita, a sinistra abbiamo il bellissimo eh, Y o Y, come se lo volete chiamare in The Last Man di eh, Brian Waughn, un, una distopia eh, antimacista, come la vogliamo chiamare, senza i maschi. Y, The Last Man, io voterei Y, l'ultimo uomo, fatemi sapere voi. Ecco, Blattr l'ha letto due giorni fa, ha finito di leggere, lo ritiene clamoroso e anche io in questo caso devo dire lo preferisco al porto proibito e quindi lo voterò. Wild Last Man. Ecco qua, qua ci abbiamo a destra la lanterna verde di Geoff Jones, uh, a sinistra abbiamo The Boys di Gar Tennis. neanche questa è l'opera che preferisco di Gar Tennis. però la <coughs> lanterna verde di Geoff Jones a me sinceramente non mi è piaciuta tanto, l'ho anche interrotta di leggere, la stavo anche acquistando, l'ho di leggere, preferisco di gran lunga The Boys, non so voi fuori Ennis, vogliamo fare il, il tocco di pure qua vogliamo fare iconoclasti anche qua però a me piace più The Boys che devo fare yeah, no, facciamo l'iconoclastia se c'è che a me però veramente mi piace quella cosa scartare The Boys perché la gente gli attribuisce meriti che non ha raga però non mi potete influenzare troppo questo poi è una questo rimane poi ai posteri come il mio ufufu la chat poi nessuno la caga se voi mi fate fare delle scelte che non mi appartengono poi la gente non capisce la mia vera natura di streamer i contenuti che io vi voglio portare tutte le settimane no the boys, the boys tanto poi the lo eliminiamo dopo sicuro si scontrerà contro qualcosa di più bello Qua a destra abbiamo una storia molto molto bella di Topolino, molto molto bella, diciamo che per me c'è anche una valenza eh, nostalgica perché l'ho letta quando ero piccolo sui Topolini, me lo ricordo perfettamente, sui Topolini quelli proprio settimanali, l'ho comprata in diretta e mi piace tanto la saga di Topolino e la, la spada di ghiaccio, ma a sinistra c'è un altro dei libri a fumetti che preferisco in assoluto, una delle vette totali di questo medium, nonché la vetta totale di Charles Burns, che pure ha fatto delle cose meravigliose, fino all'ultimissimo Labirinti, del quale è uscito il terzo e ultimo volume, proprio ieri, l'altro ieri, per Coconino Press, e che vi invito ad acquistare, fra l'altro se avevate acquistato il primo e il secondo volume, sul sito della Coconino, acquistando il terzo, sempre sul sito della Coconino, vi manderanno in omaggio anche il cofanetto, per poterli racchiudere, tutti e tre, quindi vi consiglio di fare questa cosa se li avete acquistati lì. Ma comunque ha fatto delle cose eccezionali: che trovate pubblicate in Italia in formato gigante. Burns, sia per Rizzoli Lizard, ma anche per Oblomov, ha fatto una serie anche lui. Quindi recuperate, recuperate, recuperate tutto quello che trovate di Charlie Burns. E votiamo, quindi, senza paura: Black Hole. Dimmi, dimmi, Demistificatore, domanda. No, non è una sponsorizzazione. È una sponsorizzazione di Charles Barnes, perché è uno dei più grandi autori di fumetti. Che c'entra. Non è. Ho detto pure Oblo... no, no, no. Ho detto Oblomov: l'ha fatto, ho detto Rizzoli, l'ho nominato tutti quanti. È molto rigida in che senso? È con la copertina rigida. È a copertina rigida. La vuoi vedere? Non è brossurata, capito? Quindi è rigida di copertina, è rigidissima. Ah, non lo so, io li apro, ho capito. Di questi un ma meno, meno fotti, io li squarto proprio, non mi interessa, Cioè non ci faccio neanche caso. Fanno un po' di resistenza, li devi un po' così, effettivamente sì. Hai ragione, però poi rimangono rilegati. Eh, per come li apro io, che ti assicuro veramente, li squarto, rimangono rilegati. Qua ci abbiamo, ragazzi. Qua ci abbiamo una serie bellissima, come dicevo, è quella che preferisco di Deo Yamamoto anche rispetto a Omunculus che abbiamo nominato prima, cioè Ichi The Killer. E a sinistra abbiamo disegnato da Guarnido, e questa volta coadiuato la sceneggiatura da Airoles Abbiamo una storia particolare, metanarrativa avventurosa nelle Indie perigliose. Un libro molto bello fatto, c'è cioè un'edizione molto bella della Rizzoli gigante, grossa, grossa che vi consiglio di acquisire se siete avanti delle storie di avventure però in questo caso Ishi The Killer è uno dei manga che mi piacciono tanto tanto quindi credo che voterò eh, credo che voterò Yamamoto dell'indie brillosa vi ripeto è bella ma non è mm, un'opera diciamo, che ha quella sostanza secondo me quella un po questa esigenza urgenza comunicativa che leggo di più in Icy the Killer. Voi, voi. Voi un cazzo, allora ho avuto Icy the Killer direttamente. Quota, Irukangi, quota. Qua pure Bastien Vivet un autore bravissimo, Polina, è anche molto bello, molto delicato, fa parte del... Della, eh, diciamo della schiera di libri più delicati di Basti e Vivet, come anche Il gusto del cloro, eh, Mia sorella, queste cose più delicate rispetto sia alle cose eh, erotiche, sia rispetto alle cose un po' più d'azione, come possono essere Last Man e cose simili. Eh, a sinistra invece abbiamo uno dei capolavori del manga dalla mente celsa di Naoko Takeuchi, la consorte fra l'altro di quel disgraziato di Tokashi, Under Under io degli spettri, non so come ha fatto a sposarsi quel derelitto, ma se l'è voluto sposare, va bene. cazzi sui contenta lei, contenti tutti, Sailor Moon, uno dei miei manga preferiti di tutti i tempi che possiedo in un'edizione splendida, edizione come si chiama l'edizione Eterna questa qua, eccola qua, Eterna edition troppo troppo bella quindi qua non c'ho nessun dubbio di votare Sailor Moon, bravo, viva le maghette viva le maghette le Maciocco, viva le magiocco e... questi sono tutti e due bellissimi qua Votero Sandman per la portata, diciamo, dell'opera chiaramente Purtroppo la pianura del canto non può reggere. Per quanto la pianura del canto è forse dopo l'età della convivenza, che abbiamo mandato avanti. Prima, la mia opera preferita di Kamimura. Questa è anche il club delle divorziate. è il mio trittico d'elezione kamimuriano. Ma qua, Sandman, secondo me, eh, vince a questo punto. Vince. Voi chi fareste vincere? Ditemi sempre in chat, raccontatemi le vostre esperienze raccontatemi anche le vostre esperienze con questi fumetti quando li avete conosciuti chi ve li ha regalati una moglie, un amante, un'amica non lo so, ditemi qualcosa andiamo avanti Sandman questo ci abbiamo, è pure questo, pure questo ragazzi, allora, questa pure è una scelta difficilissima, perché abbiamo a destra uno dei capolavori del fumetto di tutti i tempi e in tutti i luoghi, cioè Contratto con Dio di Will Eisner, uno degli iniziatori del fumetto uno dei, di, di quelli che si sono inventati, la grammatica del fumetto, mentre a sinistra Ci abbiamo, abbiamo parlato già prima di un'incursione nel mondo dei supereroi, una delle varie incursioni nel mondo dei supereroi che ha fatto Ed Brubaker. Questa forse è quella che proprio si avvicina più. Al suo stile originale è proprio lui che ha voluto riportare ecco, nel suo mondo la roba supereroistica più che entrare lui nel mondo supereroistico con la saga di Gotham Central che ci parla del dipartimento di polizia per l'appunto di eh, Gotham. Mi piace tantissimo Gotham Central. Però mi piace tantissimo anche il contratto di Dio. Blat ci dice: meglio votare Gotham Central per riesumare la vecchia battaglia contro gli elitisti. E questa pure sarebbe una buona cosa da fare, effettivamente. raga non lo so. Non lo so. Mi sta facendo soffrire questo Wufufu che non ve lo dico però. Mi sta, mi sta uccidendo. Mi sta uccidendo. No, con tutto il bene per Gotham Central qua non ce la faccio non votare, contratto con Dio quindi voto Will Eisner io sono amante della roba di quella roba Lavoro la pure qua, difficilissimo Invisibles è un capolavoro assoluto di Grenduccio Morrison che fa il pari con Doom Patrol per psichedelia e per follia a destra abbiamo Hal Sinner, un fumetto al quale sono legato anche perché lo leggevo anche quando ero più ragazzino e non capivo un cazzo di che cosa voleva dire, che cosa parlava Alex Singer perché era troppo piccolo. Poi l'ho letto da grande e ne ho capito l'importanza e la bellezza. Non lo so, non lo so, non lo so. Non lo so. Non lo so. Non lo so. Mi piace il Capitano America di Brubaker, Platt, mi piace un Capitano America più, anche quello, diciamo, più serio, un po' più noir, eh, ispirato un po' a quello di Grunewald del tempo che fu, di tanti anni fa. Mark Grunewald, un autore che vi consiglio di riscoprire, soprattutto la sua miniserie che si chiama Lo Squadrone Supremo, che... È è particolare è anche quella un po' decostruzionistica dei supereroi invisibles invisible, no io voto invisibles voto, ho deciso voto invisibles di Grant Morrison qua mamma mia pure qui aspettate mi soffio un attimo il naso sono tutto, tutto duvalato aspettate ecco qua qui abbiamo Devil Man di Gonagai uno, uno dei manga più belli e importanti di sempre contro uno dei fumetti più belli e importanti di sempre cioè i peanuts di Charles Schulz e qui la scelta si fa anche qui durissima durissima perché è vero che Devil Man è eh, un'opera straordinaria. È anche vero che i Peanuts mi hanno donato più di una volta proprio conforto per le situazioni che stavo vivendo e diciamo, dei loro episodi, delle loro chicche filosofiche. Mi hanno parlato veramente al cuore. Quindi io tra i due. Ammalinguorissimo perché amo e adoro Devil Man e consiglio a tutti di leggerlo, comprarlo e possederlo. Devo votare, mi trovo a votare i Peanuts di Charles Schulz. Eh, Blatt ammazzi demone, demoni scopa la figa ma a livello emotivo preferisco purtroppo scopare la fica. non è che in questo momento non mi ha dato quell'emozione pensare alla figa rispetto a pensare alla commozione che mi hanno dato i peanuts mi dispiace Qua invece abbiamo a destra Grendel di Matt Wagner, un'opera che a me piace, che però sicuramente è un'opera strana, particolare in particolar modo. Ecco, questo è proprio secondo me uno di quei fumetti che si potrebbero a ragion veduta definire un po' verbosi per la quantità di testo e wall of text che ci potete trovare dentro, però eh, scritto molto molto bene un eroe particolare ed originale. Così come a sinistra abbiamo una delle voci più originali del fumetto moderno, e cioè Simon Hanselman con il suo Mega X, il primo della serie dei suoi libri con i protagonisti Meg, Mog, Ugattino, eh, il gufo e tutta diciamo, la schiera di derelitti schifosi che fanno le peggio cose che ci sono nei suoi libri. E per quanto ami Grendel, io ho adorato. E eh, adoro questi personaggi di eh, Hanselman. Che, nella loro comunque cattiveria, e nella loro proprio no, cattiveria, come dice, anche questi sono un po' come Zanardi Non lo posso dire, sono rappresentanti del vuoto del pneumatico della società contemporanea. Quindi, a me sono piaciuti molto. Sia Mega X sia gli altri libri della serie con questi personaggi. Ciao Blatta, un saluto e quindi voto uh, Mega X, mentre invece il demistificatore vorrebbe votare Grendel, che te l'ho detto è molto bello, però tra i due a me mi ha colpito più Mega X, quindi voto Mega X. Ah, qua ancora due grandi classici l'un contro l'altro a destra il maestro Tezuka con la sua opera più celebre Atomu la grande avventura di Astro Boy a sinistra abbiamo uno dei altri mito totale assoluto del mondo dei manga Ken il guerriero di Buron, Zon e Tezuara e io voterò Ken il guerriero perché amo il maestro Tezuka amo Astro Boy però tra i due, quello che più ho nel cuore è sicuramente Ken Guerriero, quindi votiamo Ken. Ecco qua: qui abbiamo a sinistra la Terra dei Figli, un, uh, un esperimento uh, come lo vogliamo chiamare? Distopico fantascientifico di GB, disegnato magistralmente, uh, abbastanza bello. Non mi piace come altre opere di GP, mentre a destra abbiamo Tracce di sangue che per me è indubbiamente e categoricamente l'opera migliore di Shuzo Oshimi sia dal punto di vista della scrittura sia dal punto di vista del disegno, senza proprio senza sì e senza ma. Quindi io mando avanti in questo caso eh, Tracce di sangue di Shuzo Oshimi Sciuzone aspettate un attimo. Scusa, ecco qua Qua che ci sta, qua dobbiamo per forza far vincere Silver Surfer Requiem, e lo facciamo vincere con piacere perché comunque è un, uh, un buon, una buona storia di Silver Surfer. Questa se non erro, è disegnata da Esad Ribic. O erro, fatemi sapere in chat comunque dobbiamo votarlo per forza e lo votiamo per forza qua abbiamo una bella storia di Superman, prima mi di sono dimenticati di nominarla tra le storie migliori di Superman, infatti è una delle storie più belle anche questa, tra quelle che ho letto di Superman ed è Superman Red Son del sempiterno Mark Miller che abbiamo nominato prima Chiaramente anche questa, come abbiamo detto, tutte le opere un po' di Miller in confronto ad altre, strizza più l'occhio al commercio, cosa che invece non fa assolutamente la riproposizione, la trasposizione a fumetti. Della celebre opera di Edogawa Rampo intitolata Il Bruco, ad opera di uno dei maestri dell'ero-guro giapponese, Suero Maruo, del quale in Italia abbiamo tanti libri, compreso anche l'altro libro, l'altro suo fumetto tratto dalle opere di Edogawa Rampo, intitolato La strana storia dell'isola Panorama. Bruco e Panorama sono state ristampate anche recentemente, tutte e due. Quindi le trovate disponibili se le volete acquistare. Il Bruco, è un adattamento molto, molto bello dell'opera. Eh, del rampo, un'opera scioccante, un'opera eh, sia di denuncia sociale sia di eh, alta introspezione psicologica consigliatissima. Non è la cosa che preferisco di Suero Maruo, ma tra le due cose mi sento di dover mandare avanti il brucone. Quindi votiamo il bruco di Suero Maruo. Oh, qua questo, purtroppo, uh, The Climber. Ancora non l'ho letto. Ho letto Innocent di Shinichi Sakamoto. Sto leggendo DRCL, sempre di Shinichi Sakamoto. Ma Climber, un'opera un che mi dicono fra l'altro essere forse la sua migliore. Non lo so se in chat avete letto quest'opera, The Climber. Io non l'ho letta, quindi voterò Sin City, che comunque è un'opera della Madonna di Frank Miller, un'opera che ha anche. Ti posso dire, definito un'estetica che poi è stata ripresa chi più, chi meno chi si è solo ispirato un po' chi l'ha appoggiato proprio da tantissimi fumettisti successivi quindi nonostante non abbia letto The Climber e quindi non possa votare con totale cognizione di causa mi sento di votare comunque un'opera particolarmente bella e quindi voto Sin City di Frank Miller Un secondo raga, devo fare un minuto di pausa, e mi devo bere un po' d'acqua, aspettate un attimo, un secondo eh, vado subito. eccoci qua allora vediamo dove siamo arrivati qua ci abbiamo eh. qua pure diciamo la scelta è tra due manga molto belli entrambi qua non ho dubbi perché Aula alla deriva è uno dei miei manga preferiti nonché il mio manga preferito di Kazuo Mezzo seguito Uh, subito dopo dal bellissimo altrettanto io sono Shingo quindi sono i due che vi consiglio per primi di recuperare se volete recuperare un po' di bibliografia di uno dei maestri dell'horror giapponese e a destra ah, facciamo fuori i Fujimotors sicuramente faremo fuori i Fujimotors e faremo fuori Look Back che però comunque è un'opera bella uh, di Fujimoto un'opera Particolare al di fuori dei generi che si interroga sulla scrittura, una sorta di biografia psichica dell'autore. Però, abbiamo alla Deriva, i rucanci ci ricorda eh, anche che in Aula alla Deriva c'è, fra l'altro, uno dei personaggi più belli della storia del manga. Tutti. Direi io, cioè, la mamma del protagonista di Aula alla deriva che gli aveva pure comprato la macchina del futuro, gliel'aveva messa nella cartella e quello l'aveva buttato quell'ingrato del figlio nella munnezza. E tu ancora stai qui, caro Patrizio, a, a infamare quella madre di cuore che è l'unico personaggio positivo adulto di quel manga. Tu la schifi pure perché non capisci, evidentemente, niente di fumetto. Ma noi votiamo Aula alla deriva in barba a te caro patrizio oh, qui abbiamo ah, qui abbiamo a destra la storia della issi comics tales from the crypt una delle serie dell'orrore più famose di questa casa di produzione di fumetti che troppe volte troppo spesso è sottovalutata e di cui non si parla in confronto a marvel e a dc perché effettivamente è stata diversa, diciamo, era completamente differente rispetto alla Casa delle Idee, alle Case delle Idee che poi sono diventate più celebri, però comunque ha fatto la storia del fumetto, quindi è roba che andrebbe comunque recuperata e la EC Comics ha presentato anche degli autori Uh, straordinari, primo fra tutti che vi posso dire Harvey Kurzman per esempio a sinistra abbiamo uh, una delle storie più iconiche sul Joker il personaggio di Batman questa scritta da Alan Moore disegnata da Brian Bolland The Killing Joke questa uh, one shot breve one shot che ha uh, saputo definire però così bene il rapporto tra eh, il Batman e il Joker qua eh, Qua non vi so dire, qua non vi so dire, giustamente ci dice Lucangi che eh, rispetto, a, a, rispetto a Killing Joke, Tales from the Crypt è la storia, effettivamente è la storia. Se ci aggiungiamo che Moore già è andato avanti Prometea e probabilmente se c'è qualche altra opera, se va di fronte a qualche opera minore andrà avanti anche qualche altra opera, anche io qui opterei per Tales from the Crypt. Ah, qui abbiamo invece la storia dell'escapista Mr. Miracle. Nella versione moderna, scritta da Tom King che gli è valso a quanto leggo. Non lo sapevo. Anche un Eisner Award winner. Pensavo l'avesse vinto per visione. Sinceramente, forse mi sbagliavo. Era per questo Mr. Miracle, che è una storia che a me piace molto a sinistra abbiamo anche una storia che a me piace molto, cioè la run di, del Gartone Ennis sul Punitore, eh, quindi se vogliamo andare sul lato più introspettivo andiamo su Miracol, se vogliamo andare sul lato più caciarone andiamo sul Punitore, voi che cosa mi suggerireste? Il Punitore? Un po' di sana ultraviolenza, questi pur sono belli tutti e due, un po' di san ultraviolenza e King ce lo conserviamo per qualche altra cosa, ce lo conserviamo per visione, se arriva dopo visione. Ah, qua abbiamo l'autobiografico di, di Eddie Campbell, Alec e a sinistra abbiamo Anno 1 di Batman. Per quanto Alec è molto significativo e molto molto interessante da leggere, io sono legatissimo al... Libro di Miller e Mazzucchelli di Batman, che è uno di quelli che rileggo più spesso quando mi voglio rimergere così a un passante nell'universo di Batman, trovo che la sua atmosfera sia una delle più belle per me. E quindi eh, voto anno 1 anno 1 senza dubbio. Brava la chat, conferma. Thank you very much. Andiamo avanti. Ah, qui abbiamo, qua non ho nessun dubbio, nessun dubbio perché eh, a sinistra, a destra abbiamo Tekken King Crit, un'opera bellissima di Taiyo Matsumoto che mischia quella bravura che dicevamo prima a tratteggiare anche il mondo dei più giovani con una storia, una rutilante storia fantastica e di fantascienza per tutti i gusti, tutti i palati e che Uh, veramente può coinvolgere tutti a sinistra abbiamo uno dei capolavori figuratevi gli altri come sono no? se questo è uno dei capolavori, la spirala la spirala di Giungito, un ex igienista dentale, non lo voglio neanche chiamare dentista perché secondo me neanche il diplometto teneva per fare il dentista. Era un igienista mentale che eh, evidentemente avrà fatto qualche danno durante la sua carriera di dentista, igienista dentale, avrà fatto qualche carie curata male, ha fatto uscire qualche ascesso, cacciato a calcio in culo dalla, dalla, diciamo, dallo studio dentistico dove lavorava. A differenza di molti giapponesi che, con la loro nobiltà d'animo, avrebbero fatto Arachidi dopo una cosa del genere, perché poi sarebbero stati rifiutati da tutti gli studi dentistici del Giappone, Giungito ha deciso invece di reinventarsi come mangaka e facendo queste sue opere del maestro dell'horror. Giustamente, qual è il paese del mondo dove poteva avere? L'unico paese dove poteva avere successo Giungito e diventare il mito ancora di più che a casa sua? Giustamente l'Italia. Quindi. Ci ritroviamo con questo giungito qui e dobbiamo stare dietro a tutte le sue pubblicazioni una dopo l'altra. Scusate questo sfogo, ma si doveva dire perché basta. Questa gente che arriva qua senza arte né parte e deve diventare il mito del fumetto qui in Italia da noi. Quindi, Giungido lo eliminiamo senza nessun proprio pensiero. E votiamo Taiyo Matsumoto con Te Con King Ecco qua fuori questo dentista mancato. Bravo, via, 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 via. Oh, qui abbiamo invece Janos. Come dice il caro Faber? Janos Lutes, Jason Lutz, è l'autore di Berlin in versione integrale. Qui c'è tutta la saga di Berlin, vabbè, chiaramente. È la... La saga importante che parla eh, un grande affresco storico di Jason Luz. e contro invece abbiamo eh, Lock and Kid di Joel figlio di Stephen King coadjuvato da Gabriel Rodriguez per una divertentissima e eh, a me è piaciuta davvero tanto saga fantasy horror eh, anche questa con dei ragazzini come protagonisti sono cose che sempre mi, mi emozionano sempre quindi io per quanto Berlin sia bello io amo di più lock and key e quindi voto lock and key Iason, tu voteresti jason dimistifica tu. Sei un cazzo, pure tu sei un cazzo di radical chic eh? e invece no lock, votiamo lock qua 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 Uh, a me mi piace di più il Pinocchio di Winchlus allora buonanotte buon boon non è male un bel manga di Ignon Asano io ho letto solo questo di Ignon Asano vi dico la verità che alla fine mi è piaciuto pure però a destra uh, la versione questa versione diciamo uh, steampunk uh, cyber uh, folle di Pinocchio uh, quasi muta del tutto uh, per tutto il libro di Winschlus, un grandissimo autore del quale vi consigliamo sia le opere ehm, più dissacranti come questo Pinocchio, come eh, quella sulla Bibbia che si chiamava In God We Trust, sia per esempio nella foresta buia e tempestosa, eh, mi pare che si chiama nella foresta buia e tempestosa c'è un altro libro di Winchelus molto molto bello una favola praticamente eccezionale una sorta di città incantata in cui eh, questo ragazzino si ritrova a vivere delle avventure particolari eppure ve lo consiglio tantissimo c'è un capitolo meraviglioso sulla nonna che è troppo troppo bello quindi in questo caso io voterò in questo caso voterò Pinocchio di Winchelus ecco vedete qua per esempio deve vincere per forza Watchmen per quanto vogliamo fare quelli là i fuori dal coro le personalità particolari in questo caso e per quanto Sweet Tooth sia un fumetto eh, bello anche questo non c'è paragone sia per forma che per contenuto con uno che è considerato anche a ragione il, uno dei punti più alti ha eh, toccati dall'arte del fumetto all'amore Dave Gibson, eh, Gibson, Gibbons e quindi qua non possiamo fare altro che votare Watchmen nella foresta buio e tembestoso bravo ho detto bene allora. Watchmen quindi andiamo avanti con Watchmen Qua abbiamo Squeak the Mouse di Mattiolone Nostro eh, che vince, avrebbe vinto sicuramente anche contro qualche altra cosa anche se non era il nulla ma andiamo avanti subito subito Qua ci abbiamo quando non ho letto nessuna delle due opere, né l'opera di Taniguchi, l'Olmo e altri racconti su testi di Rui Ciro Uzzumi, né tantomeno ho letto, Cobane ho letto Kobane Calling di Zero Calcare quindi qua veramente non so che cosa votare un zero calcare comunistello? Mi dice dei allora lo voto. A questo punto lo voto la roba comunista. Io sono favorevole. Lo voto. Vogliamo votare la politica di zero calcare oppure vogliamo votare? Questa, già vedo la delicatezza. Guardate questi due vecchi nella loro casa aspettando la pensione. Quale sarà? Cobane, eh? Votiamo Cobano, votiamo Zero Calcare. Eh, A Assimpatia politica. Ah, questi sono bellissimi, tutti e due. Questi sono bellissimi, tutti e due. Questo di L'Arsenè è veramente toccante lo scontro quotidiano. Ti fa riflettere parecchio anche su te stesso. Transmetropolitan Metropolitan, eh, pure un bellissimo fumetto. Warner roba. Spregiudicata rutilante e emozionante e avventurosa. Però qua secondo me a me mi ha toccato di più lo scontro quotidiano. Però Transmetropolitan è bellissimo raga. Raga, qua sono in difficoltà, datemi la mano. Scontro lo scontro. Sì, vado con scontro, scontro quotidiano, via. Ah, qua abbiamo Morrison contro Moore, uno scontro fra titani. Morrison, fra l'altro, con i disegni di Frank Whitley, un disegnatore che lo ha accompagnato tante volte da questo a, per esempio, la Run eh, degli X-Men dei New X-Men. A sinistra abbiamo Miracle Man, l'opera ripudiata. Da Alan Moore, che se ve la comprate Alan Moore, ma anche il suo nome sopra ci vuole far scrivere oppure non mi ricordo perché non si può scrivere sto cazzo di nome di Alan Moore sopra alla, alla cosa di Miracle Man che c'è scritto l'autore sconosciuto. E in questo caso io voto anche se uh, We Three, noi tre è un'opera bellissima, io voto comunque Miracle Man perché secondo me è un'opera di un altro peso un'opera di un altro peso. Original Writer per i diritti del creatore di Miracle ci dice Irukamci il demistificatore ci sottolinea che si chiama c'è scritto Original Writer qua abbiamo il corvo contro Greet Ticero Nizuga il cui manga non mi è mai piaciuto tanto quindi non cioè vado direttamente con il corvo di Jim Sobarro un'opera che Abbiamo letto in tanti, in tanti abbiamo nel cuore che adesso è stato fatto di nuovo un film tratto da quest'opera, il Corvo 2 che ha suscitato tante polemiche per le immagini e il trailer che è stato cacciato fuori con il Corvo che si dicevano che sembravano i trapper, perché non lo so, perché ci avevi dato agio era magro, quindi sembrava un trapper. Chi lo sa come sarà, andremo a vedere che cos'è. Qui abbiamo invece un libro dell'AD editore che non conosco, quindi non lo posso votare. Che però già mi sembra bello. Una, io sono una. Non ho mai letto, non so se voi l'avete letto a destra invece abbiamo la run di Matt Fraction e David ah, di Occhio di Falco. Occhio di Falco, vita normale, una delle run più particolari del nostro Occhio di Falco. Una di quelle run che si concentra sulla uh, vita reale appunto del, del personaggio supereroistico, come poteva essere che ne so, anche Alias di Bendis. Eh, oppure anche lo stesso, alcune parti di visione, insomma, eh, questa nuova tendenza a mostrare anche la quotidianità del, del, del supereroe. i loro due, Fraction e Agile, devo dire, ci riescono alla grande, quindi io voto eh, Occhio di Falco. Il Corvo 2 ci dice Andrei Bergman che sembra Sfera e basta, a me mi hanno detto che sembrava anche Young Signorino, mettetevi d'accordo, io sono tutto tale quale, sembra proprio un po' Achille Lauro secondo me, con uno spruzzo di Mahmoud. c'è pure qualcosa di Annalisa, gli occhi di Annalisa c'ha. Cioè. Ah, questa è un'altra scelta difficilissima perché abbiamo a sinistra le mitiche Teenage Mutant Ninja Turtles di Kevin Eastman, uno dei caposaldi del fumetto indipendente americano che poi ha saputo però farsi largo anche nel mainstream, tanto da diventare un trademark importantissimo per la pop culture, pop culture americana. Istman fra l'altro amico anche di altri autori con i quali i personaggi hanno fatto degli spin off nominiamo soltanto uno fra tutti il grandissimo Stan Sakai e il suo Usagi Yojimbo che si è incontrato diverse volte con le tartarughe ninja che pure vi consigliamo di recuperare la saga di Usagi Yojimbo di Stan Sakai a destra abbiamo invece Providence l'interpretazione di Alan Moore del, dell'immaginario e dell'universo di Howard Philip Lovecraft che diciamo, comincia con il cortile continua con Neonomicon finisce con Providence anche questa è un'opera bellissima io qua pure non so che cosa fare per favore aiutatemi help me difficile questa infatti Patrizia è difficilissima questa è difficilissima questa è difficilissima Questa, non, lo so. non lo so non lo so non lo so la storia la storia dice tartarughe il cuore dice provvidenza a me il cuore dice pure tartarughe però quindi faccio vincere tartarughe per cuore e per storia murci sta già con due sì basta allora, qua abbiamo il manga, il mitico manga incompleto della Hayazawa Nana, uno dei preferiti di tutti della Hayazawa. Di lì a destra abbiamo Quartieri lontani di Giro Taniguchi, che fino a poco tempo fa non avevo letto. Invece, ultimamente ho letto ed è un manga molto, molto bello che ti fa anche venire voglia diciamo, di vivere. Il, il, il tipo di esperienza fantastica che vive il protagonista. Uh, però io voterei Nana della Yazawa per, cuo per cuore più che altro. Però Quartieri Lontani mi è piaciuto tantissimo. Non mi è piaciuto tantissimo. Però vado con Nana. Quartieri Lontani avresti votato tu, Demi? Ma perché ti piace di più? O perché no, no, non, non l'hai letto proprio? A ah, ah, guardate chi ci sta. Aci, in chat. I Romoto, abbiamo i Iromo, I romotone. Uno dei miti. Uno dei miti della gioventù. Eh, preferisci una roba completa dei tani cuci dice il demistificatore di hai ragione. demistificatore però eh, come ti devo dire anche il viaggio vale la candela a volte no? completo incompleto. Comunque Nana no, no, è continuato tanti numeri, tanti numeri belli mi hanno fatti sognare. Sognare. Le tavole di Romoto sono bellissime. È vero, il manga è bello, il manga è divertente. È tutto quello che vuoi tu. Però non c'è paragone, secondo me, con l'importanza, il, il messaggio, il significato che Terry Moore ha con questo suo fumetto intitolato Strangers in Paradise che è anche il suo capolavoro e che consiglio a tutti di recuperare perché è uno dei fumetti più belli mai fatti, Strangers in Paradise di Terry Moore andando avanti. Ah, e ecco qua pure... qua abbiamo a sinistra un grandissimo personaggio, Hellboy, inventato da Mike Mignola eh, che tanto ci ha fatto sognare questo diavolone, questo diavolone invocato dai nazisti in una manovra, però non proprio riuscita come i nazisti esoterici volevano. A destra, invece, abbiamo Ghost World, una storia iconica di Daniel Close che però. A mio parere, non è la migliore opera di Daniel Close, quindi potrei far andare avanti El Boy adesso, nella speranza che dopo troviamo qualcosa comunque di Daniel Close tra le più belle da mandare avanti rispetto a Ghost World, intanto ci portiamo avanti El Boy di. Ci Portiamo avanti il boy di Macmin. Nulla il domesticatore non sopporta. Daniel Close. E eh, qua siamo molto diversi, mio caro, perché per me è uno dei più grandi viventi. E non vedo l'ora che fa i libri nuovi. Purtroppo l'ha fatto poco tempo fa, e quindi dovremmo aspettare un poco per averlo. Ma in questo caso votiamo Mignola e votiamo il suo El Boy. Qua, questi non li ho letti, nessuno dei due, né Fuè, Fuai, il suono del tango, di Jorge Gonzalez, né tantomeno ho letto il famosissimo Attacco dei Giganti di Hajime Isayama. Voi che mi dite conoscete queste due opere? L'Attacco dei Giganti, penso che qualcuno di voi sicuramente l'ha letto, mentre non sono sicuro che conosciate fuai il suono del tango fuai non lo conosce infatti neanche il nostro demistificatore in chat e quindi a questo punto che vogliamo votare vogliamo votare l'attacco dei giganti o vogliamo fare la cosa vogliamo eliminare vogliamo eliminare l'attacco dei giganti ecco, abbiamo eliminato one piece eliminiamo pure attacco. con Titan, che sono che dite che mi dite Tanto, per Raffa hai ragione. Hai ragione. vediamo attacco di girando. Allora, eh? Giusto perché ne conosciamo, non lo so. Eh, ma fuori, non lo sappiamo. Cioè, poi al prossimo turno, <ride> Brava. Vai, cioè, attacco di girando. Non ho capito. Eh? Siamo andati avanti così. E qua, con tutto il bene per l'amico Naoyu Urasawa, che, che a differenza di tanti oggi che lo schifano, questo povero Naoyu Urasawa, noi apprezziamo tanto, quasi tutte le opere, devo dire, mi sono piaciute tanto. Forse Master Keaton, un po' di meno. però nonostante so questo, non è che è un fumetto proprio di merda, quindi anche quello. Si può leggere, in questo caso Monster, una bella opera thriller corale di Nojura Rasavo che ci ha saputo tenere sulle spine lungo tutti i suoi 18-19 numeri, quando ne erano. Ma a sinistra abbiamo uno dei fumetti più belli della storia del fumetto, nonché uno dei fumetti più storici, precursori e tutto quello che volete, veramente. Una grafica che si rimane a bocca aperta ogni tavolo che si gira Little Nemo di Winsor McKay, non ci sta proprio dubbio e votiamo Little Nemo. Qui abbiamo, qui abbiamo il, il, uno degli Spokon più amati e famosi e celebri di sempre, Slam Dunk di Takehiko Inoue, mentre a sinistra abbiamo uno dei manga sui samurai più famosi e celebri di tutti i tempi, cioè Low Wolf e Cub di Kazuo Koike e Koseki Kojima. Questi qua veramente cioè, sono tutti e due bellissimi, tutti e due imprescindibili se devo votare a mio gusto personale del per tipo di storie che mi piace di più a me ma non è neanche vero perché a me mi piace tanto anche lo Spokon però proprio in questo caso specifico forse mi piace un po' di più Long Wolf quindi magari voto Long Wolf però anche se le non lo so non lo so questo è pure difficile questo è pure difficile che voto. Voto la Wolf, eh? per un guizzo voto la Wolf, ma proprio per un pelino. Ha vinto per un pelino. Qua abbiamo invece Naruto. Non l'ho neanche letto tutto, però questo Nausicaa del manga di Miyazaki mi piace tantissimo. Un manga che mi ha incantato dalla prima volta in cui l'ho letto, prima ancora di vedere il film, figuratevi. Quindi, eh, voto al 100% Nausicaa della Valle del Vento di Ayao Miyazaki miglia se, bravo, se no Andrea M mi ammazza, ma che me lo futta a me non, non mi segue nemmeno non viene nemmeno in chat, che me lo porti che pensa Andrea M e il, il suo canale di graphic novels venisse qua a fare polemica se vuole eh, e qua la stessa cosa. Secondo te, non faccio vincere a Paco Che ruga il, il libro più bello del mondo. Secondo Luca di Carta eliminati immediatamente. Deve vincere Giorgio la violenza e la pura contro la delicatezza delle rughe. Che se volete rughe, andate da altre parti. Non venite qui. Ah, andiamo avanti. Qua ci abbiamo ragazzi, eeeh, madonna, raga, ma le scelte si fanno sempre più difficili. sempre é mais sempre é difícil Qua abbiamo Akira, il bellissimo manga di Kazuhiro Tomo, manga che ha fatto da apripista al mondo del manga giapponese, dell'animazione giapponese, in tutto il mondo di un'importanza straordinaria. A destra abbiamo una delle opere più belle e evocative del maestro Sergio Toppi, cioè la trasposizione a fumetti di una parte delle Mille e una notte e qua non so scegliere. Qua non so scegliere però, il demistificatore mi suggerisce giustamente il un nuovo brutto cazzo. questo Akira che arriva sempre alla fine, alla fine, alla fine, e quindi io seguo la sua linea di originalità, anche perché non è che stiamo votando contro Akira, una cosa di merda. Anzi, e quindi andiamo con Shallard's De Sergione Toppi, Eccolo qua, eccolo qua, eccolo qua. Qua l'ho avuto sicuramente invece Tom King con visione. Perché per quanto Sculpt sia un'opera che mi piace, non lo so, a livello fumettistico non la trovo uh, ficcante come sia altre opere di Jason Naron sia soprattutto come visione che ci troviamo. Uh, di fronte che invece mi è piaciuto molto. Secondo me uh, è veramente un bel take su questo personaggio. Che comunque è stato sempre un personaggio trattato abbastanza bene per la sua natura uh, ambigua, inquietante e malinconica. Quindi, secondo me, King è riuscito a cogliere questo aspetto, al meglio, con il suo visio, la sua miniserie, e la votiamo, Ah Qua abbiamo Alex Scott con The Surface e a sinistra abbiamo 20 Century Boys. Qua dovrei votare 20 Century Boys perché Surface non lo conosco. Voi che ne pensate in chat di questo The Surface mentre mi bevo un sorso d'acqua? Fatemelo sapere. Allora, niente, Irukanji non ha letto Surface, nessuno ha letto Surface, allora votiamo Naokone e Rasawa con due anticipi di che comunque è una bella opera. Qua invece ci troviamo, ci troviamo di fronte a un libro di racconti del Gekika, del, del stile Gekika inventato proprio quasi, direi, da Yoshiro Tatsumi, l'autore di questo libro Crocevia che fra l'altro è molto bello non bello come altri suoi secondo me raccolte però comunque bello a sinistra abbiamo però un libro storico della fantascienza un libro nato eh, dalle ceneri del film di Dune che Jodorowsky doveva fare all'epoca, ma poi fu un progetto che purtroppo non andò più in porto, soprattutto proprio per la sua grandeur, la sua grandiosità e poi a livello produttivo non furono in grado di portare avanti. Da quel, dalle ceneri di quel progetto nacque questo progetto fumettistico straordinario intitolato L'Incal, scritto da Leandro Giodoroschi e disegnato da Jean Giroud in arte Mebius, che anche questo è uno dei miei fumetti preferiti e che quindi credo... Che, uh, farò vincere si sì, infatti infatti se era lacrime della bestia se era neggi s'era se era la mia vita in barca si sì, era più difficile in questo caso secondo me si può votare senza consigliere l'Incal l'Incal qua ci abbiamo uh, Vagabond allora MPD Psycho ne parlavo l'altro giorno proprio con l'utente Irukangi, che abbiamo qui in chat che eh, è un fumetto comunque divertente, che si lascia leggere incasinato quando vuoi, strano quando vuoi, comunque che ti lascia un qualcosina a livello di intrattenimento, anche Vagabond, secondo me, è un grande fumetto eh, disegnato molto molto bene, anche questo mi ha lasciato parecchio a livello di intrattenimento, forse più di MPD Psycho, io voterei Vagabond. Voi che mi dite nella chat: Vagabond anche per il demistificatore. Questo è neanche facile, però è perché non è che mi piace chissà poi così tanto. Anche Vagabond non è che è uno di quelli che, però, vabbè. E votiamo a Vagabond. Votiamo Vagabond. Oh, qua abbiamo invece. Qua non ho nessun dubbio. Voterò sicuramente la run dei New X-Men di Grand Morrison. Mi piace tantissimo. Disegnata per gran parte da Frank Whitley, che abbiamo nominato prima contiene delle storie bellissime, l'introduzione del personaggio della sorella di Charles Xavier, Cassandra Nova, contiene la bellissima storia muta eh, con il protagonista Jean Grey e Emma Frost che entrano nella mente di Charles Xavier, una run fantastica contro Chu, un fumetto posso dire senza arte né parte, nel senso che non è che chissà che non lo so non mi è piaciuto ecco, non so se a voi vi piace chew. divertente ma nulla più chew. quindi voto sicuramente i New X-Men di Grant Morrison qua abbiamo invece il delicatissimo Blankets di Greg Thompson per gli amanti di storie romantiche amanti di storie romantiche e a destra invece abbiamo la teoria di Scott McCloud, i tre saggi di McCloud, capire, fare e reinventare il fumetto e secondo me eh, non lo so in questo caso chi, cioè se vogliamo, perché quello a destra è più un saggio che un fumetto, non so per quanto è un fumetto, solo che mi sembra un po' fuori concorso. Non lo so, è un saggio che ha fatto più danni che altro, ci dice Lucaggi perché sicuramente molta gente l'ha preso come la Bibbia, dici tu, giusto? La Bibbia è scesa in terra quello che c'era scritto. Ma come tanti altri libri comunque, quelli che ci stanno, certe persone che il libro che si leggono per primo di teoria su qualcosa, quello è per loro la sacrosanta verità. La hanno scoperto la verità. Come se poi tutti gli altri libri dicessero la stessa cosa, Quando ognuno dice una cosa. Eh sì, infatti sì, e allora lo mandiamo a fanculo a Scott McCloud. Noi votiamo Rick Thompson con Blankets Qua ci abbiamo invece, e eh, qua purtroppo mi dispiace per Robert Kirkman e mi dispiace per il suo Invincible che è un fumetto. Uh, bellissimo però uh, in questo caso abbiamo a destra una delle saghe più belle e più importanti degli X-Men scritta da uno di coloro che li ha portati al successo mondiale che ha fatto le storie più belle cioè Chris Claremont disegnata da un disegnatore della Madonna come John Byrne che in questo caso secondo me collaborava un po' anche alle sceneggiature quindi non ho nessun dubbio per far vincere la saga di Fenice Nera degli X-Men oh, qui abbiamo invece il particolarissimo Black Dog di Dave McKinn che mi dispiace che è capitato contro il ritorno del Cavaliere Oscuro di Frank Miller che secondo me deve vincere in questo caso però devo dire che Black Dog è un'opera molto particolare e che tra quelle di Dave McKinn avrei fatto anche vincere contro qualche altra cosa però in questo caso secondo me non si tratta di Ash non si tratta neanche del Lungo Halloween ma si tratta del ritorno del Cavaliere Oscuro la prima storia fra l'altro quindi non ho dubbi non ho dubbi e mando avanti il ritorno del Cavaliere Oscuro Mo. Mo, qua invece, uh, allora, a destra questo di Thomas Gilbert, non l'ho letto, anche se è un autore che vorrei riscoprire assolutamente perché me ne ha parlato la scimmia blu, vale della scimmia blu, a una delle ultime puntate delle live apocalisse di che ha parlato di un altro libro, non di questo, ma è un autore che volevo riscoprire. D'altro lato a sinistra Dream sta merda, quindi, cioè, potrebbe vincere sta merda, devo farla vincere, ho fatto vincere 100 bullets, quindi per forza devo andare di Kingdom Come, purtroppo perché contro una cosa che non ho letto ma perderà al prossimo turno. Qua abbiamo invece questo allevare un cane, l'ho letto, Ma accademia non l'ho letto, quindi anche qua voterò sicuramente eh, allevare un cane. Questo Ma Iro Academia mi dicono che sia un manga molto molto bello, non ho mai avuto occasione di eh, leggerlo, neanche di iniziarlo, ma ci farò sicuramente un pensierino perché davvero ne ho letto e ne ho sentito tante cose buone, però in questo caso perde perché non lo conosco, quindi vince allevare un cane. Ah, qua c'abbiamo abbiamo, a sinistra, Il Now di Brown di Glenn Dillon, un libro bello, 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 una storia d'amore particolare, surreale, ma io l'ho trovata allo stesso tempo molto realistica nel modo in cui tratteggia il sentimento e la psicologia delle persone coinvolte nelle storie d'amore che ci sono in questo libro. A destra abbiamo Girl from the Other Side, un manga delicato, eh, che, però, secondo me non lascia più di tanto. A me mi ha affascinato all'epoca, l'ho letto anche avidamente, però alla fine più che l'atmosfera che poi dopo due o tre numeri di dire la verità si perde anche perché diventa una cosa abitudinaria <coughs> più di tanto non mi ha lasciato quindi in questo caso voto sicuramente il no di Brown no di Brown Moore contro Moore Moore contro Moore, però, in questo caso, secondo me, non c'è storia tra il Neonomicon, che come dicevamo è la seconda parte che si occupa di Lovecraft rispetto però a From Mel, una delle opere magne di Murgia che si occupa di qualsiasi cosa occupandosi in teoria della storia di Jack lo squartatore ma veramente spazia in tutti i campi esoterici e non esoterici dalla magia all'architettura dalla politica all'arte From Mel, un fumetto imperdibile imprescindibile che per quanto, ti ripeto, il nome non sia bello non c'è paragone With, from hell from hell qua invece eh, non ho neanche qui dubbi perché Brian Leo Malley è un autore che mi piace tantissimo in particolare mi piace la saga di Scott Pilgrim che qui andremo a votare a portare avanti contro Zero Calcane ma anche vi consiglio tantissimo la sua piccola graphic novel intitolata Seconds, una storia che parla di eh, anche paradossi temporali se vogliamo chiamarli così per non spoilerare più di tanto ma è un'opera che vi consiglio costa pure poco Mi pare sia Rizzoli Lizard se avete amato Scott Pilgrim recuperate anche Seconds se avete amato Seconds recuperate Scott Pilgrim se non avete amato nessuno dei due cominciate con uno dei due da Seconds perché è un solo volume e scoprirete un autore eccezionale il diversificatore voterebbe tutto tranne zero calcare e noi lo accontentiamo prontamente scartando zero calcare e votando Scott Pilgrims qua nemmeno nessun dubbio il maestro Scimi può rimanere dove sta perché contro c'ha la... Saga di Paperon de Paperoni, disegnata da Don Rosa, fra l'altro, una generalista, sa quindi tutto quello che ha fatto. Don Rosa non può perdere contro i fiori del male, uno, uno dei maggiori interpreti del paperonismo eh, mondiale ha fatto tantissime storie bellissime, soprattutto storie di avventura, riprendendo eh, personaggi, luoghi e situazioni che aveva eh, messo in campo Karl Barks nella sua serie storica di Paperone, essendo eh, Don Rosa un grandissimo fan di Karl Barks ed essendo Karl Barks il modello a cui lui si è ispirato agli inizi e sul quale ha cominciato proprio a disegnare, sul modello del quale ha cominciato a disegnare. In più Don Rosa è l'autore in questa sua grande saga anche della, della parte dedicata proprio alla dinastia dei Vaveri, alla storia dei Vaperone quindi un autore importantissimo una saga importantissima da leggere piacevolissima, meravigliosa caro Shuzo Oshimi, mi dispiace per te ma te ne torni in Japan e noi andiamo avanti con Don Rosa qua invece qua invece pure secondo me Manderò avanti l'America contro il Giappone perché Fullmetal Alchemist non, non l'ho neanche letto. Ho visto un po' dell'anime, non era una cosa che mi piaceva particolarmente. So che dopo è diverso, cose cambia, cose, però non mi andava di vederlo e il manga non l'ho neanche letto. Se voi in chat lo conoscete, fatemi sapere che ne pensate del manga di Fullmetal Alchemist, mentre invece conosco bene planetari che eh, mi piace questa saga diciamo di Uranellis non lo so voi che dite devo mandare avanti Formeta Alchemist per importanza storica non credo non lo so che mi consigliate no comunque io questo conosco e questo vado avanti che devo fare planetari i lucaci mi dice planetari Qua vince di default All Star Superman di Morrison e Quatli, che però è meraviglioso, quindi non ci interessa. Qua eh, invece faccio vincere senza tema Capitan Harlock di Lady Matsumoto, un'opera bellissima del maestro Matsumoto, fra le più belle. Eh, questa sua fantascienza malinconica, questa sua fantascienza eh, psicologica contro... Abbiamo invece il vecchio Logan, una storia abbastanza celebrata, sembra di Mark Miller, che vive sempre della solita contraddizione, una solita cosa che un po' commercialotto, un po' piaccione, quindi non ci sta paragone tra le due secondo me e votiamo a Capitan Capitan con leici Matsumoto. Qui invece ritorna Makoto Yugimura, prima avevamo eliminato con il suo Planetes, in questo caso ritorna con un'opera più bella, secondo me, cioè Villand Saga, un'opera ancora non conclusa di cui però abbiamo già tanti numeri e possiamo sicuramente giudicare. Di contro abbiamo la run eh, su Batman di Grant Morrison, una run molto particolare anche questa non per tutti i gusti un anno in cui Morrison eh, ci mette dentro tutta la sua cultura enciclopedica sul personaggio di Batman tutta la sua passione sul personaggio di Batman riprende le mille versioni le mille tipologie, i mille personaggi le mille storie che Batman ha vissuto e le frulla e le riflulla in questo pappone eh, che suddiviso oggi da Vanini qui in 3-4 omnibus non mi ricordo che però è veramente un'operazione eh, straordinaria per tutti quelli che conoscono approfonditamente il personaggio eh, di Batman. Quindi, una cosa forse più per appassionati rispetto al lettore sporadico di questo personaggio, ma io non mi sento di non votarlo perché è una cosa veramente eh, maniacale, ai limiti dell'ossessività e a me queste cose piacciono. Quindi, voto il Batman di Grant Morrison. Qua eh, il caso ha voluto due opere che prendono spunto. Dal, dalla storia i tre adolf di Osamu Tezuka un'opera bellissima del maestro Tezuka tra le più celebrate anche questo è il maestro Tezuka un thriller ambientato sullo sfondo della Germania nazista tra il Giappone e la Germania nazista a sinistra abbiamo una delle take più commoventi e famose eh, giapponesi di Keiji Nakazawa Gen di Hiroshima sulla tragedia di Hiroshima e sulla ricostruzione sulla resilienza della popolazione giapponese sulla loro di ricostruire e anche sulla eh, però una grande critica alla società giapponese eh, dell'epoca della guerra e post guerra. Quindi, per quanto i Tre Adolf sia un'opera molto molto bella, secondo me, per importanza, impatto, contenuto e significato, eh, è meglio mandare avanti in questo caso Gen di Hiroshima di Keiji Nakazawa. Difficile, difficile, però, secondo me si può fare questa scelta a cuor leggera. Ah, qua eh, anche qua non ho dubbi. Per quanto le guerre segrete sia un evento importante nella, nella storia della Marvel, a livello di ciccia di quello che c'è dentro, eh, non è poi questa grande cosa. E dal, dall'altra parte abbiamo il capolavoro di RG, il, di RG, scusatemi, il fumetto praticamente che ha inventato la linea chiara, il modo in cui viene chiamato il fumetto franco-belga. Quindi figuratevi che importanza storica può avere questo fumetto che fra l'altro è ancora oggi godibilissimo alla lettura, è vero che come tutti i fumetti dell'epoca ha delle cose problematiche a livello di rappresentazioni stereotipiche e razziste di determinate cose, ma così sono pure i fumetti di Tezzo, sono tutti i fumetti dell'epoca, fra l'altro Ergesi è pure reso conto di questo nella carriera, ha cercato anche di cambiare il tiro, di dissociarsi da certe cose, quindi non rompete il cazzo su queste cose, tendendo comunque uno fumetto di tanti anni fa. Leggetelo per com'è e cercatevelo di godere per com'è perché è un vero capolavoro quindi senza paura votiamo Tenten di Erci raga però purtroppo io mi dispiace ma sono le 4,20. io alle 4 e mezza devo scendere non pensavo che sarei stato così tanto tempo qui con voi quindi purtroppo devo interrompere questo wufufo a meno che non volete che lo faccio queste ultime cose le faccio proprio in velocità massima, senza soffermarci fumetto per fumetto, giusto per finirlo, ditemi voi. O facciamo un altro paio di turni soffermandoci. O vogliamo fare la... Tu 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 tu. Ditemi voi. Facciamo questo a velocità. Fatemi sapere in chat, ragazzi. Speedrun, ah. speed Speedrun, ecco, Ma si può salvare? Demi, demistifica tu. Allora, facciamo la speedrun, blatta, Metabaroni Baroni, Vittorio Scura, Meta Baroni, bonne contro Fables, Bon Lo finisco poi in velocità, voglio, lo finisco buono in velocità. Tempo di papà, Benjement, non l'ho letto, tempi di papà. Andiamo avanti. Mare Salato, Rial, Ugo Pratt. Corto Maltesi importantissimo. Egil Janz, bello, ma anche per G perché G Chi è Egil Janz? Perché c'ha quel senso più di anche di, come posso dire, di significato le mani di Z un capolavoro di Agab sottovalutatissimo compratelo tutti Yotsuba è un bellissimo Yashikei contro il capolavoro eh, obscuro di Spider-Man di De Matteis che voto? che voto? voto Spider-Man di De Matteis l'ultima caccia di craven. qui abbiamo invece King City di Brandon Graham un grandissimo autore contro un altro grandissimo autore con uno dei suoi capolavori Enigma di Peter Milligan e Duncan Fegredo che voteremo a questo punto Andiamo avanti, troviamo Black Science di ricrementare contro altro dei capolavori di Daio Matsumoto che voto perché mi piace molto Ping Pong, qui abbiamo il giocattolo dei bambini di Mio Bano, uno dei manga più belli di tutti i tempi contro un altro dei manga più storici di tutti i tempi, Golgo 13, ma secondo me a livello di opera completa per quanto Golgo 13 sia storico è preferibile il giocattolo dei bambini quindi voto il giocattolo dei bambini, andiamo avanti abbiamo a sinistra un classico del fumetto eh, sudamericano, Mort Sinder Hector Germano Lostered, a destra Abbiamo la gel di Grande Morrison che non è tra le mie preferite, quindi voto Morto Sinder. Andiamo avanti e troviamo Eden, uno dei capolavori su quindi votiamo direttamente Eden, capolavoro fantascientifico giapponese. Kick Ass di Mark Miller. Tra le opere che preferisco di Miller contro a sinistra, una bella opera di Jeff Lemire. Black Hammer, un decostruzionismo supereroistico, non violento, però ma molto bello. però votiamo lo stesso Kick Ass perché a noi ci piace di più il sangue e la violenza. Qui abbiamo Deadpool che non conosco contro Murder Falcon invece, che è un fumetto bellissimo di Warren Ellis eh, per gli amanti anche della musica e del metal consigliatissimo. Qui abbiamo la, Bat qua è tutto bellissimo, la Batwoman di Williams III. Riguardo dell'infinito, che è grande! Se fosse stato Thanos, questa avrei forse fatto vincere Starling. Ma in questo caso vorrei far vincere la grafica bellissima di C. William III. Ce la, non ce la faccio più a correre così tanto ragazzi Qui abbiamo Mur contro Mur Swamp Thing contro V for Vendetta V for Vendetta non è fra le mie cose preferite della Moore, sebbene so che è una delle cose storiche più famose e più importanti mentre invece la sua eh, rivisitazione diciamo il suo stravolgere il significato profondo di Swamp Thing mi ha sempre colpito tantissimo, un'opera che mi ha anche sempre commosso, quindi voto Swamp Thing poi abbiamo Building Stories contro nessuno, quindi Building Stories. Qui abbiamo Madonna, questi sono due capolavori assoluti, uno più recente e uno più vecchio. l'Eternauta di Osterred e Lopez, il capolavoro della letteratura fumetti, fantascientifica sudamericana, nonché contenente tutto un suo di critica anche sociale, i vari regimi che si sono succeduti purtroppo lì in Sud America. A destra abbiamo anche... Un'altra un grandissima critica sociale del proprio paese, fatta da bene, Winsor Schmidt, un'opera che gli ha impiegato molti anni per essere uh, scritta: tanto che è bella, tanto che è dettagliata, tanto che è potente. Non so, raga, qua non so, qua non so, qua non so. Voi che votereste qui, mostri o l'eternauta? Monsters o eterni. Questa è troppo dura. Mostri demisticatore. Vando con te. Mostri, mostri, mostri. Andiamo avanti. 120 animal. vabbone. Madonna mia, pure queste difficilissime, ragazzi. Animal Man, la run ecologica, meta narrativa, uh, slice of life supereroistico, originalissima di Grand Morris. Sono contro un capolavoro del manga Gekigama. Gekigama è poco, perché questo trascende <coughs> con la sua surrealtà, la sua magia. Morris mm. è già passato, mi dicono. E allora questo. Qua voto senza dubbio. Street bullets perché è il mio arra a fumetti preferito. Consiglio a tutti di comprarlo. Qua pure a Bibi mi piace. Però blast è molto più bello. Secondo me, e arriviamo a sta cosa qua. Voto sangue di monstress a me non è piaciuto. Non so se a voi è piaciuto. Under Under lo schifo quindi voto chiaramente Paperino di Karl Marx qua voto Pluto di Urasawa perché lo scultore non è un libro che mi ha colpito particolarmente di Scott McLeod Qui sono bellissimi entrambi. Arma X è forse la storia di Wolverine più bella anche dal punto di vista estetico, scritta e disegnata da Barry Windsor-Smith. A sinistra abbiamo Mickey e l'Oceano Perduto, una delle avventure moderne, quelle che escono per Glenat francesi della Disney. Eh, ma io ho voto Barry Windsor-Smith con Arma X. 127, lodine Mender contro Censo Man questo non so, questo non so, questo non so, perché Censo Men ultimamente, cioè gli ultimi numeri sono belli, però è troppo, non lo so, lo voto, lo voglio votare. E l'ultimo, raga, l'uomo senza talento con il parco dei cervi è facile perché il parco di amo Camimura ma questo libro non lo amo particolarmente come non amo troppo i libri non scritti da Camimura a parte il fiume Shinano. Quindi voto senza paura questo. E basta, raga, allora non mi provo a salvare questa pagina nei preferiti e se posso continuare. Come si fa preferiti? Do cazzo, sta preferito preferiti aggiungo questa scheda dei preferiti. Ok, ho aggiunto questa scheda dei preferiti. Ho salvato questa scheda, potete vedere così. Aspettate un attimo. Ecco qua, cari ragazzi, allora. Uh, vi Ciao Patrizio, vi ringrazio tanto per essere stati uh, con me questo paio di orette oggi pomeriggio. E spero che il vi sia piaciuto, anche se non l'abbiamo terminato. Comunque, abbiamo detto due parole su tanti fumetti, ne abbiamo visti tanti. L'importante non è il vincitore finale, l'importante è parlare un po' dei nostri amati fumetti naturalmente non vi, non vi posso straghettare fino alla live di stasera del nostro caro Luca Di Carta la Placido Domingo Tipica della domenica che vi consiglio di seguire chiaramente tutti quanti alle 9 questa sera. Mando un bacione alla mia chat, bellissima e competentissima e fantastica! Che mi apre sempre le porte della percezione. Un saluto al demistificatore, ai rucaci a tutti quelli che sono stati con noi che non hanno parlato. Un saluto, buona serata, un saluto da tavola calda. va a mangiare una bella pastarella perché è l'ora del dolce. Arrivederci e buonasera da Tavola Calda.